sera, come avete visto anche la scelta di dove posizionare il tavolino, le poltrone, insomma non è così semplice come appare, è un periodo complicato. Abbiamo questa sera qui con noi Gianni Cooperlo, io sostituisco il collega Labate che come è evidente non ha potuto essere qui con noi questa sera. Proveremo a ragionare su una fase appunto molto complicata, sia per quello che riguarda la situazione internazionale, non so chi di voi ha seguito i telegiornali questa sera, ma c'è un G20 che è diviso in due G10 sostanzialmente, no? Cioè, i 20 principali paesi del mondo sulla Siria si sono divisi come una mela e pensano cose opposte, e questo fa pensare che nel giro di poco tempo la situazione possa precipitare. Nella situazione italiana non mancano elementi di preoccupazione ulteriore. Io prima di cominciare, diciamo, a ragionare di questo, vorrei intanto chiedere a Gianni Cooperlo che effetto ti ha fatto Torino, da quanto tempo non ci venivi, quali sono le tue sensazioni su questa città, visto che... Buonasera, grazie di essere qui. Siete molti, cioè per me siete molti, perché sono quelli, non uno solo, diversi, che sono abituati a parlare davanti a platee molto numerose. Lo fanno da molto tempo, chi da meno tempo. Io li ammiro perché hanno una scioltezza, una consuetudine. Io invece sono letteralmente terrorizzato ogni volta che comincio, quindi ve lo dico subito, così entriamo in sintonia almeno da questo punto di vista. Grazie di essere qui, di essere tanti, davvero. Ho fatto un giro, ho salutato amici, compagni, e anche l'affetto che sento attorno a me in questi giorni, in queste settimane, naturalmente riempie il cuore. Che succede? No, il microfono no. Lo tenga sotto. Ma se lo tengo sotto non si sente. No, lui, devi tenere giù il microfono, sennò credo che ci siamo. E anche questo affetto, questa accoglienza è per me un motivo di grande conforto, di grande gioia. Poi sono giornate, settimane nelle quali io sto girando queste feste un po'. Forse ha ragione, sai, il signor Larsen, qualcuno che abbassi. Sono settimane, mesi, un paio di mesi che sto girando queste feste sera dopo sera, e ogni volta che entro in questi luoghi, a parte la cosa che ci diciamo sempre, ma che è profondamente vera, no? E cioè che sono luoghi che si animano, vivono, diventano queste occasioni di socialità, di incontro. E perché ci sono centinaia di nostri volontari che riempiono quegli stelli, quelle cucine, che fanno vivere queste feste, ma non è soltanto questo, è il fatto che ogni volta che io entro, sera dopo sera, in questi posti, in queste feste, mi rendo conto che alle spalle abbiamo mesi difficili, complicati, forse ne parleremo, anzi sicuramente ne parleremo anche questa sera, e quindi io so benissimo che non posso arrivare qui davanti a voi, poi questa sera a Torino, ieri a Genova, domani a Piombino, e dirvi, oh, tutto va bene madama la Marchesa, perché non è così. Le spalle abbiamo mesi davvero molto difficili, abbiamo una sconfitta pesante, e però capisci entrando in questi luoghi, in queste feste, che c'è una comunità viva, capace di reagire, capace di non arrendersi, che vuole ripartire, che vuole rimettersi in cammino, e questo è l'elemento che ti dà più forza, più energia, più spinta. Poi io non sono abituato, l'ho detto, per me è anche un po' un'avventura, e questo affetto, questa amicizia che sento attorno a me, a volte ho la sensazione che qualcuno si avvicini, come ho detto prima a qualche amico, compagno, come incontrando uno che sta salendo su un sentiero dolomitico verso il rifugio, 2000 metri, e vede che sta camminando con l'infradito, perché si è dimenticato di mettere le scarpe più pesanti. C'è un atteggiamento di
partecipazione, di solidarietà, per dire ma bella avventura, insomma, chi te l'ha fatto fare? Ma ecco, nella maggior parte dei casi invece è una voglia di partecipare, di sentirsi ancora parte di questa nostra comunità con la passione della nostra gente. Poi Torino, ero venuto l'anno scorso e anche due anni fa in questa festa, eravamo un po' di meno, è una città che è un pezzo di storia importante di questo paese, c'è un legame che in qualche modo collega Torino alla mia città, io sono nato a Trieste. Una delle ragioni dell'emozione di questa sera è che in mezzo a voi c'è una mia compagna di classe del liceo che non vedevo dall'anno della maturità, e il fatto di ritrovarla qui, bravissima professionista in questa città, sono quei momenti in cui mi tornano in mente tanti dei pensieri. Credo che noi abbiamo davanti mesi altrettanto impegnativi rispetto a quelli che abbiamo alle spalle, ma sono convinto che abbiamo davanti un pezzo di strada che ci porterà ad affrontare i nostri problemi, a risolversi e a ricollocare il progetto del Partito Democratico nella società italiana dei prossimi anni. Comunque vada a finire, ecco, questo ve lo dico subito, poi parleremo di tutto, del mondo, dell'Europa, dell'Italia, del Congresso, ma comunque vada a finire, credetemi, io ho una fiducia sconfinata nel Popolo Democratico, comunque vada a finire, noi faremo una bella discussione, comunque vada a finire, noi ce la faremo. Una bella discussione sarebbe già un obiettivo, perché sono stati dei momenti in cui questa discussione è stata aspra dentro il partito, ma questo ne parleremo più avanti, non cominciamo subito con le note complicate. Intanto abbiamo scoperto, abbiamo definitivamente deciso che quella di febbraio è stata una dura sconfitta, no, perché in quei giorni si discuteva del fatto che fosse una non vittoria il Covid, questa discussione. Beh, insomma, poteva andare meglio, però siamo comunque riusciti a evitare che vincesse Berlusconi. Oggi possiamo dire che è stato un disastro. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nella quale abbiamo chiesto ad una maggioranza degli elettori di questo paese di darci la fiducia per fare un governo di cambiamento, di innovazione, di centro-sinistra. E diciamoci la verità, se facessimo un sondaggio tra di noi questa sera per alzata di mano e io vi chiedessi ma all'indomani delle primarie a dicembre tra Bersani e Renzi, quanti di voi ritenevano, pensavano che avessimo delle buone, quasi sicure probabilità di vincere le elezioni? Forse 9 su 10 avrebbero detto di sì, pensavamo di aver già vinto. E chi ha qualche anno in più sulle spalle sa che quando la sinistra italiana è convinta di aver già vinto, è capace di fare le capriole, i salti mortali per riuscire a perdere. E in questo abbiamo una certa professionalità, quasi un talento naturale, quindi sicuramente col senno di poi noi abbiamo compiuto degli errori e non abbiamo saputo capitalizzare quel grande patrimonio di consenso, di visibilità, di fiducia che la campagna delle primarie aveva conquistato intorno al nostro partito. Io penso che sì, la risposta è sì, quelle di febbraio sono state elezioni che si sono concluse con una sconfitta. Noi abbiamo perso quelle elezioni perché non siamo riusciti a convincere la maggioranza del paese della bontà delle nostre ragioni e della nostra offerta. E ne è venuto fuori un risultato assai particolare sul quale, mi permetto di dirlo, lo dico in modo autocritico, ma anche sull'autocritica abbiamo una certa professionalità, un risultato sul quale forse noi abbiamo discusso e ragionato troppo poco e troppo timidamente. Ora guardate, ci sono delle giustificazioni perché questo è avvenuto. Dopo quel voto traumatico è subentrata subito la necessità di capire che cosa si poteva fare in quel Parlamento. E in quei giorni, in quelle settimane, lo ricordate, Bersani ha tentato. Io non rinnego quel tentativo, anzi, lo rivendico. Bersani, che è ancora il segretario del PD, ha tentato di non sciupare comunque l'occasione del Parlamento più rinnovato, più ingiovanito, più femminile della storia repubblicana, perché di questo stiamo parlando. Non c'è mai stato nella storia della Repubblica un Parlamento così profondamente rinnovato nella sua composizione rispetto a quello di prima, con un numero così alto di giovani che non c'erano mai stati.
con un numero così alto di donne, ed è un fatto molto importante al quale abbiamo dato noi un contributo determinante. Abbiamo cercato di non sciupare quell'occasione, e sapete come sono andate le cose, chi ci ha detto di no, chi ha negato di percorrere quella strada. A quel punto ci sono stati i giorni difficili, drammatici, sulla rielezione del capo dello Stato, i voti su Franco Marini, i 101 voti mancanti a Romano Prodi, la rielezione di Giorgio Napolitano, un discorso che forse ci siamo dimenticati troppo presto, che Giorgio Napolitano ha pronunciato a Camere Riunite, il giorno solenne del giuramento, e è stato un giorno per me abbastanza importante anche dal punto di vista emotivo. Io non sono in Parlamento da molti anni, da sé, e questa volta sto seduto in alto, nello scranno in alto a sinistra, e io ho avuto la fortuna, l'onore di conoscere Giorgio Napolitano nella sua esperienza politica precedente come dirigente del partito nel quale ho militato da giovane, da ragazzo, e sentivo in quei giorni tutto il peso e anche un po' tutta la vergogna del fatto che noi avessimo così clamorosamente mancato all'esercizio della nostra responsabilità. E il giorno in cui il Presidente della Repubblica, anche questo per la prima volta nella storia repubblicana, non era mai accaduto, come sapete, che si rieleggesse il Presidente uscente, il giorno che il Presidente è entrato nell'aula della Camera, ci sono 5-6 gradini per salire allo scranno della Presidenza, e lui li ha fatti, accompagnato dal Presidente Boldrini, dal Presidente Grasso, con un passo non incerto, ma certamente un po' rallentato, affaticato dall'età. Poi non c'è stato problema, quando ha preso il microfono ha fatto uno dei discorsi più duri e drammatici che un capo dello Stato abbia mai pronunciato dinanzi al Parlamento della Repubblica. Ha messo tutti noi, deputati, senatori, grandi elettori, di fronte alla responsabilità di un pericolo per la tenuta del sistema democratico di questo Paese, e ha chiesto un impegno e delle garanzie per accettare ed esercitare quella funzione. Ma mentre lui saliva quei gradini, io che come tanti sentivo il peso della nostra responsabilità, mi chiedevo, scusate se la parentesi può apparire più sentimentale, umana, ma non lo è, mi chiedevo se noi avevamo avuto il diritto di caricare il destino dell'Italia sulle spalle di un uomo che ha 88 anni. E se quella non fosse un aggravante della responsabilità che noi ce l'avevamo assunta. Allora il suo discorso ci ha messo di fronte alla verità, alla nuda, alla cruda verità. Quello è stato il momento in cui io personalmente ho fino in fondo compreso che noi avevamo subito una sconfitta. E quando vi dico che abbiamo discusso forse troppo poco di quel risultato, ve lo dico perché è vero, se tu sei un partito politico, hai passione per la politica, tu devi sempre essere capace di guardare avanti, di immaginare il compito, la responsabilità che ti spetta per il dopo, però fate attenzione, voi lo sapete, devi sempre anche capire che cosa è successo prima, perché sei arrivato ad un punto che non è quello che avevi sperato, per il quale ti eri battuto. E allora quando dico che abbiamo discusso troppo poco di quel risultato, lo dico perché il 24 e il 25 di febbraio, come spiegano quelli che invece i numeri li studiano, le percentuali li analizzano, Ivo Diamanti, l'Istituto Cattaneo, quello è stato il più forte trauma elettorale della storia della nostra Repubblica. Nemmeno nel 1992, 93, 94, un triennio di fuoco che ha cambiato completamente l'offerta, il panorama delle forze politiche in questo paese. C'è un esercizio che i ragazzi più giovani, ma ormai tutti lo sanno fare, per capire questo è illuminante. Scaricate da Google la scheda elettorale delle elezioni politiche del 1987. E poi scaricate da Google la scheda della quota proporzionale delle elezioni politiche del 27 marzo del 1994. Sono passati 7 anni. Poi le mettete una vicino all'altra e non c'è una sola sigla, un solo simbolo, un solo partito del 1987 che ricompaia nella scheda del 94. Sono passati 7 anni. Solitamente, quando succede qualcosa di questo genere, in mezzo c'è stata una rivoluzione, una guerra civile. Noi per fortuna no, abbiamo vissuto una rivoluzione pacifica, in parte referendaria,
in parte frutto della conclusione di un ciclo storico, in parte frutto dell'intervento della magistratura, però anche in quel passaggio traumatico 92-94, come spiegano questi che lo studiano il mercato elettorale, c'era stata una ridislocazione di quelli che erano i blocchi di consenso delle vecchie forze politiche sotto nuove sigle, nuove insegne, ma in una sorta di continuità. No, quest'anno è successo qualcosa di molto più profondo. Noi, il PD, ha perso 3 milioni di voti sul 2008. Quando io sento il sindaco di Firenze con passione dire forse dovevano darmi retta e capire che avevo ragione io quando dicevo andiamo a prendere i voti dei delusi del centrodestra, lo ascolto con rispetto, ma mi verrebbe da dirgli forse Matteo avremmo dovuto con altrettanta determinazione andare a prendere i voti dei delusi del centro-sinistra, perché noi abbiamo perso 3 milioni di voti sul 2008 e se ne avessimo recuperati un terzo, un milione, un quinto, noi avremmo cambiato la segna del risultato e oggi a Palazzo Chigi ci sarebbe Bersani e ci sarebbe un governo di centro-sinistra. Noi abbiamo perso 3 milioni di voti, non sono pochi. Ma il centrodestra, finisco solo questo ragionamento, perdonami voi, ma il centrodestra, Berlusconi, che è stato descritto come l'artefice di una grande rimonta, di milioni di voti, sul 2008 ne ha persi 6, e le due coalizioni sommate, centrosinistra e centrodestra, hanno lasciato sul campo, sul terreno, qualcosa come 10-11 milioni di voti, e una forza terza, nuova, che aveva alle spalle un'esperienza di diversi anni oramai, di movimenti di piazza, le cose che sapete, ma che si presentava per la prima volta alle elezioni politiche, il movimento di Grillo, ha preso 8 milioni e mezzo di voti, non era mai accaduto, e ha portato in Parlamento 160 deputati senatori, che hanno immediatamente messo in una cella frigorifera, congelato, che non hanno potuto esercitare la loro funzione, almeno sinora. Ma questo è stato il terremoto elettorale di febbraio. E allora io dico che un partito, un grande partito politico, e noi lo siamo, non può e non deve archiviare un fatto di questa natura, deve cercare di capire che cosa è successo, deve cercare di scavare sulle ragioni di coloro che ci hanno votato, e sono tanti, ma anche sulle ragioni di coloro che non ci hanno votato, e sono tanti anche quelli, e li dobbiamo recuperare. E il senso della discussione è un congresso che metta nella condizione noi di tenere insieme gli uni e gli altri e di tornare a vincere la prossima volta. Parliamo un attimo, visto che ci fa poi di farlo. C'è un sindaco, anzi adesso non è più un sindaco, che 3 anni fa, nel 2010, raccontava la sua esperienza di sindaco e l'esistenza di un partito che lui descriveva come una somma, anzi addirittura un accampamento di correnti che non riusciva a trovare una sintesi, che viveva di venti incrociati e soprattutto che aveva perso il rapporto con il mondo reale in cui si esercitava la sua azione politica. Questo ex sindaco, perché oggi è presidente della Compagnia di San Paolo, è Sergio Chiantarino, che queste cose le diceva appunto nel 2010. Tra le ragioni che hanno portato a quei 3 milioni di voti in meno, se preferisci, a una parte del successo della lista del Twitter, cioè di Grillo, che poi è finito, c'è anche quella gestione incomprensibile, quel modo di fare la politica da primissima Repubblica in cui il PD era dilaniato da questa lotta interna. Non pensi che quella sia una responsabilità non minore del fatto di aver, diciamo così, messo da parte un pezzo di identità, come ci dicevi prima? Insomma, quelle cose lì che diceva uno che non è accusabile, era pur sempre uno dei sindaci più votati in Italia, che io non so se tu conosci personalmente, tra l'altro uno che qualcuno vorrebbe candidare alla regione Piemonte nel 2015, se si aspetta l'esito conclusivo di questa tornata.
Sì, conosco Sergio Chiantarino e lo conosco da tanti anni, l'ho conosciuto prima che in una condizione molto particolare, perché fu un passaggio anche drammatico in quei giorni, accettasse di tornare a Torino, prima di ricordare che fosse parlamentare in quel momento, e di candidarsi a guidare, ad amministrare questa città che ha governato, come voi sapete meglio di me, per 10 anni in modo assolutamente straordinario. E io approfitto della domanda per partire da qui, per dire che se qualcuno pensa, immagina, che sia una buona cosa cercare di convincere Sergio Chiantarino a ritornare ad un impegno politico diretto nei prossimi anni, nelle forme, nei modi che lui deciderà e che voi e che il Partito Democratico di questa città, di questa regione deciderà, io ritengo che questa sarebbe una buona notizia per Torino, per il Piemonte e per il Partito Democratico. Ma sulla domanda che tu hai posto, io penso che noi dobbiamo fare una discussione anche nel nostro congresso che affronti esattamente quel punto, quel nodo. In fondo noi abbiamo dato vita, investendo sull'idea del Partito Democratico, a quella che io continuo a ritenere essere la scommessa più ambiziosa che le culture, le diverse tradizioni della sinistra italiana e del centro-sinistra in questo paese hanno deciso di fare nel corso degli ultimi decenni. Ma penso anche che abbiamo corso un rischio, che abbiamo avuto un limite, e cioè che abbiamo rinviato per troppo tempo una discussione tra di noi, seria, anche coraggiosa, sulla natura, sul profilo, sull'identità, sulla cultura politica di questo partito. Io resto convinto, resto affezionato all'idea che un partito politico, non è un'alleanza elettorale, non è una coalizione che si presenta alle elezioni. Un partito politico non lo puoi ridurre soltanto al suo programma di governo. Un partito politico non lo puoi ridurre soltanto ad un decalogo di cose da fare che devi avere. Un partito politico, ve lo dico con le parole più semplici che mi vengono in mente, non lo tieni assieme soltanto perché tu hai una buona proposta di riforma degli ammortizzatori sociali. Io solo so se non devi avere la migliore delle proposte di riforma degli ammortizzatori sociali, ma un partito politico è qualcosa di diverso, è la sua identità, è il senso di una necessità, è la capacità di stare dentro lo spirito del tempo e di pensare, di immaginare che c'è un tempo futuro dentro il quale quella comunità, quella cultura politica, quei valori, quei principi dovranno essere stesi, perché ne avrai bisogno, saranno decisivi. E c'è un'altra ragione che è connaturata all'idea che io penso dobbiamo avere di un partito come il nostro, che ha bisogno di tanti rinnovamenti profondi del suo modo di discutere, di parlare, di essere. Ma l'altra ragione di fondo che dà senso, significato all'idea di un partito è molto più immediata, è molto più concreta. Io ve la dico così: c'è bisogno di un partito come il Partito Democratico, perché se una cosa dovremmo aver imparato in questi 20 anni, guardando la storia d'Italia, d'Europa, del mondo, è che solo il governo non basta. Solo dal governo tu non ce la fai. Se vuoi davvero mettere mano a quelle che sono le riforme che cambiano la vita materiale di milioni di persone, se vuoi mettere mano in un paese come il nostro, segnato da chiusure, opacità, sistemi di renta, di corporazione, di congreghe, se vuoi mettere mano a quelle riforme che spezzano come una noce questo involucro e liberano risorse, energie, talenti, ma colpiscono anche quelle rendite, quei poteri, se vuoi fare questo e cambiare la costituzione materiale di questo paese, tu non lo puoi fare solo dall'alto. Non ce la puoi fare solo dall'alto, hai bisogno di costruire un consenso popolare dal basso, che quelle riforme le viva e le consideri come una necessità. E guardate che se ci pensiamo in queste ore, tu hai iniziato la conversazione, forse diremo qualcosa citando la conclusione del G20 di San Pietroburgo, persino la leadership in assoluto più potente che l'Occidente, che la democrazia globale ha conosciuto nel corso degli ultimi 3-4 decenni, quella di Barack Obama, persino lui
in alcuni passaggi delicati non ce la fa, perché soltanto quella logica che dall'alto cala le riforme verso il basso non è in grado di soddisfare la domanda, la questione di come si rinnova la democrazia in un tempo come quello che viviamo. E allora, da questo punto di vista, noi dovremmo anche essere oramai coscienti che quella che dovremmo chiudere in questo paese definitivamente è una lunga stagione nella quale la vita politica di questo paese, il sistema politico di questo paese è stato condizionato, è stato plasmato da una visione, da una concezione leaderistica e plebiscitaria della politica, della partecipazione, della democrazia. Noi abbiamo in qualche modo nel nostro campo difeso una sorta di zona franca da questo genere di contaminazione, anche se qualche elemento è penetrato pure tra noi, ma dobbiamo sapere che dall'altra parte è un bel giro di parole, qualche elemento è penetrato, è un bel giro di parole, qualche elemento, no, è penetrato anche tra noi l'idea che ci possa essere una soluzione di uno che arriva, prende in mano le redini della comitiva e la porta dove vuole lui. No, non è così, lo dico in modo ancora più esplicito, ma non voglio polemizzare per il giusto della polemica. L'idea, sono convinto che servono delle leadership forti, solide, autorevoli, riconosciute, ma l'idea che i problemi enormi che abbiamo davanti, problemi che la crisi ci consegna, la natura del paese per come sta cambiando in questi 6 anni di crisi, l'idea che tutto questo possa essere affrontato, risolto, il nodo di Gordio possa tagliare un uomo solo al comando, non funziona, non ha funzionato in questi 20 anni. Dall'altra parte hanno scelto persino di sperimentare una concezione proprietaria della politica, come si vede ancora in queste settimane segnate dalla vicenda della decadenza di Berlusconi, e il tutto ha portato a un modello di partiti che sono stati caratterizzati, segnati in qualche misura da una privatizzazione della democrazia. Tra le tante privatizzazioni annunciate mai compiute in questo paese, una che in parte si è compiuta è stata quella della democrazia, perché l'idea che partiti sempre più agganciati al destino personale di chi ha l'avventura, il compito di guidarli per una fase, quell'idea lì è un modo di sottrarre partecipazione, spazi, cittadinanza a milioni di persone. In questa legislatura, ve lo dico così, in questa legislatura che si è conclusa pochi mesi fa, alla Camera dei Deputati c'era un gruppo, all'inizio della legislatura credo avesse più di 40 di aderenti, di parlamentari, di deputati, di Italia dei Valori, vicissitudini, problemi, discussione interna col movimento, risultati elettorali non soddisfacenti, avevano creato evidentemente delle turbolenze. Poi succede che una sera, una domenica sera, Milena Gabanelli regala dentro una puntata di Report 40 minuti di un'inchiesta mirata, dura, severa, come quelle che fa la Gabanelli, sull'Italia dei Valori. Un'inchiesta televisiva di 40 minuti su Rai 3, la domenica sera. E il mercoledì mattina il gruppo parlamentare di quel movimento si era liquefatto, cioè noi viviamo, abbiamo vissuto troppo a lungo una stagione, 20 anni, durante i quali il destino di interi partiti, movimenti, liste che hanno raccolto milioni di voti è risultato come appeso alle variabili casuali, a volte persino casuali, delle sorti individuali. Ma guardate che nella storia del sistema politico di questo paese non è sempre stato così, non è sempre stato così. Io ero poco più che un ragazzo, anzi ero un ragazzo, e la mia compagna di classe forse se lo ricorderà, stavamo al ginnasio, la mattina in cui ci dissero che qualche ora prima nel centro di Roma un comando brigatista aveva sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. E ci furono manifestazioni in questa città, senza dubbio come in tutta Italia, che mescolavano le bandiere dei partiti, dei sindacati. Era il momento più alto, più tragico dell'attacco, come lo dicevano allora, al cuore dello Stato. Ma nessuno immaginava, pensava, credeva, nessun cittadino di questo paese, che se quel rapimento si fosse concluso nella maniera tragica in cui poi si concluse, sarebbe finita la Democrazia Cristiana. E quando 6 anni più tardi io e tanti che siete qui, alcuni li ricordo, riempimmo
viaggiando la notte nelle cuscette dei treni di Piazza San Giovanni per salutare il nostro segretario. Nessuno immaginava che pure venendo a mancare quella figura carismatica sarebbe finito il Partito Comunista, che finite le altre ragioni e la più crisi era già conclamata all'epoca. Ma questo era perché dietro quelle porte c'erano le radici di una cultura politica, di una ragion d'essere che non dipendeva dal destino di un capo. E quando tu affidi il destino del sistema politico di un paese a dei capi con le loro fragilità, con le loro fragilità umane, con le loro debolezze, è inevitabile che la democrazia di quel paese, privatizzata nella sua sostanza, non esca rafforzata, rinvigorita. Non si rafforzano gli anticorpi, non è vero. Una democrazia personalizzata in maniera esasperata ed esasperante finisce col diventare una democrazia più fragile, più debole, più vulnerabile. E è per questo che noi dobbiamo ricostruire un'idea della politica e della partecipazione che abbia quella dimensione. Io insisto nel dire, visto che hai introdotto il tema del PD, lo voglio dire adesso, insisto nel dire che credo in una separazione delle funzioni, dei ruoli tra il segretario del partito, chiunque sarà, e il candidato a guidare il governo, un governo di centro-sinistra, ma quando lo dico, e prima di tutto lo dico a me stesso, lo dico perché non credo si tratti di una questione regolamentare, di una questione che va sancita, sanzionata dallo statuto, non lo so, non riguarda quello, è una questione profondamente legata all'idea politica e culturale che hai del partito. Io penso che chiunque guiderà la prossima stagione del Partito Democratico dovrà dedicarsi con impegno, passione, entusiasmo a radicare, a costruire questo partito, a fare quello che in questi anni non siamo riusciti a fare, e penso che dobbiamo chiudere una stagione che è durata troppo a lungo, nella quale la direzione politica del partito, a tutti i livelli, da quello locale fino a quello nazionale, troppe volte è stata interpretata come un trampolino, come una corvée, come il servizio militare che dovevi fare in vista di qualcos'altro di più importante delle istituzioni. No, c'è da recuperare questa distinzione, perché costruire quella cultura politica, quel partito, ha senso se tu parti dalle ragioni costitutive di quella comunità. E noi non possiamo appellarci ad una, due generazioni di ragazzi che hanno 20 anni, poco più, e che vivono i problemi di cui forse parleremo per un minuto. Non possiamo rivolgerci a un paio di generazioni, i nostri figli, e dirgli: venite da noi, entrate in questo partito, dicendogli che si iscrivono non ad un circolo ma ad un comitato elettorale permanente che transita da un'elezione primaria ad una secondaria per tornare ad un'elezione primaria, perché non li appassioneremo mai, non riscopriremo mai con loro le ragioni per le quali diventa fondamentale dar vita a questa comunità. E i partiti sono sempre stati questo, delle culture politiche. Io vengo dalla sinistra italiana, dalla tradizione, da quella cultura, da quella formazione. Oggi però sono orgoglioso di militare in un partito come questo, che ha questo simbolo, che ha questo nome, e sono orgoglioso che in questo partito ci siano altri pezzi del riformismo di questo paese che vengono da altre tradizioni e culture. Sono contento, sono orgoglioso di militare in un partito dove ci sono gli interpreti e gli eredi di un pensiero come quello del personalismo cristiano, di Monier, di Maritain, o del cattolicesimo democratico. Ma se quel filone del popolarismo cattolico in questo paese ha mantenuto quell'energia, quella forza, non è mica perché avevano scritto un buon programma di governo 20, 30, 50 anni fa o l'altro ieri, è perché oltre un secolo fa c'è stato un piccolo sacerdote siciliano che in controtendenza con lo spirito del suo tempo e con le gerarchie vaticane disse che bisognava superare la questione romana e collocare nella storia del paese, nel rapporto con lo Stato unitario, milioni di cattolici. Queste sono le radici di una cultura politica che è una visione della storia, del futuro del tuo paese, e che ti porta dentro una dimensione della politica che deve sempre misurarsi con la concretezza,
dei problemi, ma senza mai smarrire il senso di una speranza, di riscossa, di riscatto. Io ho raccontato ieri sera a Genova, e chiudo su questo, scusa la lunghezza, ma siamo all'inizio di settembre e il 28 agosto, una settimana fa, molti di noi sono rimasti colpiti e in qualche maniera inchiodati allo schermo a vedere le immagini della distesa del Memorial Lincoln Center di Washington a 50 anni dal discorso che forse ha segnato più di chiunque altro, di qualunque altro discorso, la storia degli Stati Uniti e di un pezzo dell'Occidente. 50 anni fa Martin Luther King, di fronte a 250.000 americani, fece quel discorso straordinario sul sogno che aveva coltivato dentro di sé. E lui, in una delle frasi più famose di quel discorso, dice: io ho un sogno, le parole testuali non me le ricordo, ma più o meno il senso è questo, dice: io ho un sogno che un giorno coloro che sono i discendenti di quanti ebbero degli schiavi, con coloro che sono i discendenti di coloro che furono schiavi, potranno sedersi allo stesso tavolo della fratellanza. Ed esplose quella piazza, quella folla, e cambiò la storia degli Stati Uniti quel discorso, che era una miscela tra un discorso politico, un sermone religioso, ma aveva una potenza, una forza evocativa che tutti ricordiamo. Ma nemmeno Luther King, nemmeno il reverendo King poteva immaginare che 50 anni più tardi, a commemorare quel discorso nello stesso punto, alla stessa ora, davanti a un podio simile al suo, ci sarebbe stato un altro uomo di colore, ma che davanti al podio aveva l'insegna del presidente degli Stati Uniti d'America, cioè: la realtà ha superato il sogno. Ed è questo il senso che ha la politica. L'altro giorno, alla festa di Genova, Bersani ha detto giustamente che noi non abbiamo bisogno di un nuovo profeta, e io penso che sia giusto dirlo. Ma guardate che è altrettanto giusto dire e dirci che forse dopo gli anni che abbiamo alle spalle non abbiamo bisogno di un nuovo profeta, ma forse abbiamo bisogno di qualche nuova profezia, perché il discorso del reverendo King aveva dentro di sé il coraggio dell'utopia e della profezia. La potenza di quel discorso a 50 anni di distanza è che, se lo leggi oggi con gli occhi, con lo spirito dell'America del 1963, lui non parlava dell'America che c'era, quel paese non esisteva in realtà, ma il fatto stesso di raccontarlo, di immaginarlo, di pensare che un giorno si sarebbe potuto compiere quel sogno, ha portato la realtà a valicare anche i confini di quell'utopia. E se tu togli questa dimensione alla politica, se tu riduci la politica soltanto alla concretezza, all'immediatezza di un presente che vive e si avvita su se stesso e non restituisce a milioni di persone, soprattutto quelle più giovani, l'idea che sono in campo per un riscatto, una riscossa che guarda oltre quello che oggi è il presente, se tu rinunci a questo, in fondo rinunci a un pezzo della tua anima. Allora, giuro che poi parliamo di queste inconcrete, ma mi tocca fare l'avvocato del diavolo. Noi dobbiamo immaginare, tutti quanti noi, perché voi l'avete vissuto da dentro, noi l'abbiamo vissuto da spettatori, l'immagine del caparca. A spiegare perché poi c'è una parte della popolazione italiana e anche una parte della sinistra che è attratta dall'idea di un uomo che decide. L'immagine del caparca è quella delle sere drammatiche delle votazioni della Presidenza della Repubblica, in cui il gruppo parlamentare del PD, così ricco di tradizioni, di culture diverse, non riuscì a trovare un nome su cui convergere, al punto che poi si arrivò alla cosa che hai raccontato prima, al signore di 88 anni che sale molto più faticosamente del sentiero delle Dolomiti, quegli scalini, per salire a fare il suo discorso di reinsediamento. Cioè, uno dei problemi che favoriscono, diciamo, la logica di un uomo solo al comando e anche l'incapacità dell'altra formula di produrre
decisioni concrete, cioè l'incapacità di una struttura non leaderistica, no? Di un partito pluralissimo, di fare sintesi. Tant'è che qualcuno, e così questa domanda al suo secondo pezzo, tant'è che qualcuno dice che anche nelle primarie che si starebbero per aprire, si è, cioè l'amalgama non è riuscita, tant'è vero che ci sarebbe questo schema che naturalmente immagina che tu smettirai, per cui la Margherita sta con Renzi e i DS stanno con Cuba. Questo naturalmente è un po' uscito sui giornali di questi giorni, che probabilmente smettirà, ma l'impressione generale è che il liberismo nasce laddove l'altro modello fallisce o comunque dimostra di avere grandi difficoltà a risolvere i problemi delle persone. Ma io non voglio adesso entrare nel merito di come si divideranno gli ex DS, gli ex Margherita. Io sono convinto di una cosa invece, ed è un dibattito che non mi appassiona, perché girando questo partito, vivendo in questo partito, penso che la mescolanza di tradizioni, di culture, di ceppi, la nostra base, i nostri militanti, nei nostri circoli si è già largamente compiuta, e che questo problema sia più un problema nostro che siamo seduti da questa parte che non di chi sta seduto di là. Vai in un circolo, lo dico a me stesso, entra in uno dei nostri circoli, partecipa ad una delle tante riunioni che si fanno lì dentro, ascolta gli interventi, le critiche, a volte gli sfoghi, le proteste, ma a volte anche la rivendicazione del buono che abbiamo fatto, e alla fine di due ore, tre ore di quel confronto, almeno a me succede così, lo dico sinceramente, farai molta fatica, se non te lo dicono, a dire, a riconoscere con precisione da dove viene uno e da dove viene l'altro, e soprattutto molte volte scoprirai che lì dentro, in quella discussione, c'erano una buona parte di persone che non vengono né dagli uni né dagli altri, perché sono nati con questo partito, hanno trovato, incontrato la politica col Partito Democratico. Io penso che questo dovrà sempre di più diventare il tratto più significativo, più distintivo di questa nostra esperienza. Però non voglio neanche eludere il senso della domanda che tu mi hai fatto, se l'ho compresa. Provo a risponderti in questo modo. Certo che noi abbiamo dato vita al Partito Democratico, alla scommessa del Partito Democratico, perché quello che c'era prima non bastava più. Io non rimpiango la sinistra che c'era prima, non rimpiango il partito che vivevo prima. Sono convinto che noi abbiamo dato vita a questa scommessa perché eravamo tutti consapevoli che quei ceppi, quelle tradizioni e soprattutto quelle culture, non nei loro valori ispiratori, non nei loro principi, ma nelle loro politiche, nella loro capacità di essere rappresentativi della società italiana per come è cambiata in questi anni, erano sostanzialmente giunti al capolinea e non erano più in grado di far fronte alla responsabilità, al ruolo, alla funzione di un grande partito. Io l'ho detto nel modo anche qui più semplice. Ogni tanto sento, leggo di una sorta di caricatura intorno ad alcuni di noi. Io non penso affatto, non voglio, non vorrei per nessuna ragione al mondo che dessimo vita ad un Partito Democratico un po' più piccolo, un po' più ortodosso e un po' più di sinistra. Non saprei che farne, non mi candiderei certamente a guidare quel progetto. Io penso a un Partito Democratico più grande, più ampio, aperto, inclusivo e capace di condurre questa mescolanza anche oltre i confini che sino ad oggi ha toccato e ha raggiunto. Ma per fare questo, ecco che provo a darti la risposta dal mio punto di vista, ma per fare questo noi dobbiamo mettere al centro della discussione anche di questo congresso un tema, uno tra i tanti, ma forse è il tema o uno dei più significativi, il tema di quale idea dell'Italia abbiamo noi, che idea abbiamo del paese, di dove ci troviamo adesso e del futuro di questo paese per i prossimi anni e forse per i prossimi decenni. Perché se non siamo in grado, se non troviamo le parole, i concetti per dare una risposta a questa domanda, sarà difficile farci capire, comprendere
e ricevere la fiducia di milioni di persone che oggi non stanno bene in questo paese. Noi li vediamo oppure no i rischi di una grande nazione, perché noi siamo una grande nazione che ha una grande storia ma anche un grande avvenire davanti. Noi, nonostante la crisi di cui non stiamo parlando ma ne parleremo spero tra poco, noi siamo tutt'oggi la seconda potenza industriale dell'Europa, la settima o terza potenza industriale del mondo. Noi siamo un paese che ha contribuito in modo decisivo a scrivere le tavole della libertà dei moderni, della democrazia contemporanea. Noi siamo un grande paese, ma vediamo i rischi di un paese che può perdersi, smarrirsi, smarrire il suo senso. Ma adesso è un problema legato alla crisi dell'economia, è un problema legato all'etica pubblica di questo partito, ai 20 anni che abbiamo alle spalle, ad una drammatica questione morale che si è riproposta persino più aggravata rispetto ai 20 anni precedenti, al ruolo dei partiti, a che cosa sono diventati, alla fragilità del nostro sistema democratico istituzionale. Lo vediamo tutto questo. E possiamo rifiutare un'idea che non è soltanto attuale, un'idea antica che viene da lontano, che questo paese sia come condannato a poter conoscere al massimo la dimensione di una felicità privata, ma è come condannato dalla storia, dalle sue storture profonde, è come condannato a convivere sempre con una infelicità pubblica, perché è distante dalla modernità, distante dal senso dello Stato, dal senso delle regole. Giolitti, che è stato forse l'artefice della prima grande modernizzazione di questo paese nei primi 10 anni del Novecento, si lasciò fuggire una battuta sgraziata nella quale disse che governare l'Italia era come cucire un abito di sartoria per un bocco, perché il paese era fatto male, aveva dei vizi profondi, non rispettava le regole, non aveva senso dello Stato. È una definizione terribile, tanto che Salvemini lo scomunicò e lo qualificò come ministro della malavita e poi a ricredersi, ma questa era l'idea. L'inizio del dibattito nord sud quello. Assolutamente sì. Salvemini. E fino dalle origini dell'unità di questo paese, di questa nazione, di questo Stato, perché la nazione è molto più antica ovviamente, noi siamo stati come legati al ricatto che, siccome il paese era fatto male, questi vizi erano profondi, e questa destra negli ultimi 20 anni questi vizi li ha lisciati per il bene, per il verso giusto, perché cosa sono stati i condoni nell'ideologia della destra italiana se non l'idea di accompagnare, di cullare i vizi e le strutture di questo paese, riconoscendo che non si poteva cambiare, ritornare, rinnovare la sua etica, il suo civismo. E allora fin dalle origini dello Stato italiano c'è stata l'idea che bisognasse trovare di volta in volta lo strumento poteva essere lo Stato, il partito forte o la rivoluzione, per drizzare la schiena del gruppo, per raddrizzare un paese che era nato male e che male aveva vissuto e che non aveva le capacità dentro di sé di avvicinarsi alla frontiera della modernità. C'è chi ha scritto che la storia d'Italia in questo senso ha un filo rosso, che sono state delle operazioni ortopediche e pedagogiche che la politica ha prodotto. L'ortopedia, che era quella di raddrizzare il paese con riforme calate dall'alto, e la pedagogia di dire: vi comandiamo e vi diciamo quello che dovete fare e quello che non potete fare. Guardate che non è un caso che siamo una grande nazione, un grande paese che non ha mai conosciuto dei momenti storici e traumatici del suo passaggio come altre grandi nazioni, pensate alla Francia. Non abbiamo mai conosciuto un ricambio delle élite di questo paese nella democrazia. Sempre l'élite liberale, cambiate travolta dall'insorgere del fascismo, la guerra di liberazione con la fine del regime e poi quegli anni terribili sull'élite repubblicana, il passaggio da quella che è stata ribattezzata Seconda Terza Repubblica. Ci sono stati dei fattori esterni che hanno modificato il corso della storia di questo paese. Non è una cosa banale.
noi, questo simbolo, questo nome, noi siamo nati esattamente per rompere questa logica, per colmare questo vuoto, per rinnovare, cambiare radicalmente questo paese dentro i confini, la cornice della democrazia, dentro le regole della democrazia e del consenso. Noi vogliamo innovare l'Italia con il consenso del popolo italiano, con una maggioranza delle persone di questo paese, che vogliamo conquistare ad una frontiera di progresso, di liberazione, di modernità. Vogliamo portare questo paese in Europa, non soltanto perché rispettiamo il fiscal compact o il rapporto dal deficit e PIL al 3%, quello del debito al 120 o al 100, non soltanto per questo. Noi vogliamo portare l'Italia in Europa perché vogliamo fargli un paese a pieno titolo parte di quella cultura, di quella civiltà europea e democratica che fino in fondo non abbiamo mai conosciuto, perché ci siamo affidati di volta in volta dei vincoli esterni che ci costringevano a fare le riforme che da soli non eravamo in grado di fare. Noi siamo nati per riformare questo paese come non è mai stato fatto prima d'oggi, e farlo nella democrazia col consenso del popolo italiano è la ragione che dà oggi un senso e una prospettiva a questo partito. Allora, ancora due o tre domande e poi apriamo la possibilità a chi ascolta di fare le sue. Parliamo della crisi, non perché sia bello farlo, ma perché è inevitabile. In questi giorni c'è qualcuno che si è arrabbiato perché una trasmissione televisiva ha raccontato le difficoltà di chi vive in questa città e che magari ha il problema di mettere insieme il pranzo con la cena. Siccome chi fa i giornali e la TV non lavora agli uffici stampa, ma cerca di fare le indagini giornalistiche, mettere la cenere sotto il tappeto non è mai una buona soluzione. E quindi abbiamo scoperto che anche questa, che pure è una città che ha delle risorse indubbiamente, è un posto dove ci sono persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che vanno al supermercato del discount, eccetera. Ora, il governo che abbiamo, che non è il miglior governo possibile, che è uno stato di necessità, dopo anni di sacrifici ha abolito l'IMU, sta abolendo l'IMU. La domanda riguarda la coerenza di questa scelta con l'analisi sulla povertà che è stata fatta in questi anni. Cioè, noi abbiamo ridotto, abbiamo tagliato le pensioni, abbiamo fatto delle operazioni di risparmio che riguardano tutti i cittadini, abbiamo evitato di mettere la patrimoniale, che è una proposta non fatta da estremisti di sinistra ma anche da una parte dei pensatori liberali. Se il 10% della popolazione italiana possiede il 50% della ricchezza privata, una patrimoniale forse qualche problema c'è, questo problema non l'abbiamo messa perché il centro-destra non voleva. Stiamo rinunciando ad una parte significativa di tasse di ingresso, abolendo l'IMU per tutti, dall'alloggio popolare alla villa, sembra che sia limitato, ma lascerà. Però è inevitabile, cioè vale la pena accettare questi ospiti che poi in realtà accettiamo tutti noi, no? Pur di tenere in piedi questo governo, oppure si può evitare di passare con questo forte caudillo? Noi non siamo il governo, ed è un governo che sosteniamo con realtà, che incalziamo sulle scelte che deve fare, ma noi non stiamo al governo perché abbiamo fatto un'alleanza politica con la destra italiana. Noi siamo al governo perché c'è stato quel discorso che ho ricordato all'inizio del capo dello Stato e quel richiamo alla responsabilità, ma stiamo al governo perché siamo di fronte a quella che gli economisti definiscono la crisi più grave non degli ultimi 10 anni ma dell'ultimo secolo, non solo in Italia ma in Europa e nell'Occidente. Noi stiamo al governo perché questo governo deve fare delle cose urgenti e necessarie per mettere in sicurezza milioni di lavoratori, di famiglie e di imprese,
Noi siamo al governo perché questo governo deve trovare le risorse da qui alle prossime 3 settimane per completare il rifinanziamento dell'ultima tranche della cassa integrazione in deroga, se non vogliamo che decine di migliaia di famiglie rimangano senza un reddito. Noi siamo al governo perché pensiamo che bisogna correggere quel patto di stabilità che sta letteralmente strangolando il sistema dei comuni e degli enti locali di questo paese, perché in 7 anni abbiamo tagliato 8 miliardi di trasferimenti agli enti locali e non puoi compensare solo con l'IMU, l'IRPEF, devi tagliare i servizi, devi mettere nella condizione quel comune di far quadrare i conti. Noi siamo al governo per fare questo, per mettere la parola fine alla vergogna degli esodati, per affrontare le correzioni della riforma Fornero sulla previdenza e altre cose. Ma tu hai fatto una questione, hai fatto una domanda concreta che parte da l'IMU. Allora non voglio illuderla, e da lì vorrei dire alcune cose sulla crisi e sulla condizione in cui ci troviamo noi. È chiaro che questo non è il governo che avremmo voluto, è chiaro che questo è il governo frutto di un compromesso, è chiaro che quella proposta sull'IMU è il risultato di un compromesso. Se noi fossimo stati al governo con una maggioranza di centro-sinistra, ve l'assicuro, noi non avremmo fatto quella riforma dell'IMU, perché io, che non penso di essere un radicale o estremista in questo, penso di dire quello che direbbe qualunque esponente, non solo del mio campo, del nostro campo, ma anche dell'altro campo, in qualunque altro paese d'Europa. Io mi ostino a pensare, a credere, che chi vive in un attico, è proprietario di un attico di 400 metri quadri che affaccia su Piazza Navona e ha un reddito di molte migliaia di euro al mese, quella tassa la deve pagare, ma non perché quella tassa sia un'angheria dello sceriffo di Nottingham, la deve pagare perché quella tassa è un principio fondante dell'equità di un sistema fiscale che garantisca una redistribuzione delle risorse in una fase di crisi come questa. E allora io penso che stiamo al governo per cercare, dal nostro punto di vista, con una nostra agenda, di mettere mano a quelle che sono delle condizioni materiali di vita di decine, centinaia di migliaia di persone che in questi anni di crisi, la più grave del secolo, invece che trovare sollievo e risposte da parte della politica e delle istituzioni, hanno spesso trovato di fronte una barriera, un muro o un aggravamento delle loro condizioni di vita. Noi abbiamo discusso per settimane su dove reperire i 4 miliardi di euro per togliere l'IMU a tutti, anche a quelli che vivono, l'abbiamo appena ricordato. Ma è possibile? Ma è possibile che noi non consideriamo una priorità? Io penso che dobbiamo farlo, dobbiamo considerarla tale. La condizione materiale di una donna che è nata in questo paese il 1° gennaio del 1952 e che aveva maturato l'aspettativa ad andare in pensione con un assegno di previdenza mensile di 670 euro lordi, poco più, poco meno, al compimento del 60° anno di età con 20 anni di contributi versati. Ad un certo punto, d'amblè, da un giorno all'altro, quella donna scopre che non può farlo, ma dovrà aspettare 5, forse 6 anni per ottenere quell'assegno. E facendo un calcolo approssimativo, 670 euro lordi per 13 mensilità per 5 o 6 anni, fa circa 45-50 mila euro che in una famiglia monoreddito che aspetta quella fonte può essere in una fase di crisi la più grave del secolo quello che fa la differenza. Mentre la sua collega che ha avuto la fortuna di nascere il 31 dicembre del 1951 quell'assegno lo riscuote da febbraio di quest'anno. Ma che principio di equità, di giustizia c'è in questo? E quando la motivazione politica di quella riforma ti dice che è stata fatta per garantire la parità tra i generi, allora ti viene da pensare, da rispondere, anche se non sei un uomo di sinistra, ma sei semplicemente una persona di buon senso, che da piccolo ti hanno insegnato che a fare parti uguali tra diseguali non affermi il principio dell'uguaglianza, ma affermi il principio esattamente opposto, di una discriminazione ancora più marcata. Allora questo, io chiedo, è qualcosa che può far parte della nostra agenda, anche nella porta all'azione di questo governo?
ad agosto il Sole 24 Ore ha pubblicato, non lo dico, lo prevengo perché capisco che ti espone a questa critica, non lo dico per fare del populismo, della demagogia, lo dico perché è un punto di fondo che riguarda il senso dell'equità di un paese. Il Sole 24 Ore ha pubblicato le cosiddette pensioni d'oro, assegni previdenziali mensili erogati dall'INPS sulla base del sistema retributivo precedente al contributivo per tutti. Assegni mensili che possono variare da 40 a 45 mila euro mensili fino al massimo di 91 mila euro mensili. La Corte Costituzionale dice che non si possono prevedere dei prelievi di solidarietà da quegli assegni perché si violano i diritti acquisiti. Ma è legittimo che la sinistra chieda: ma di quali diritti acquisiti stiamo parlando? All'INPS possiamo chiedere, ce lo puoi dire anche qual è il calcolo tra i contributi effettivamente versati per ottenere quell'assegno durante l'intera attività lavorativa di quella figura professionale e il rendimento di quegli assegni previdenziali? Perché se la differenza tra queste due dimensioni, i contributi effettivamente versati e quello che incassi, decine di migliaia di euro, è un differenziale profondo e a volte abissale, qual è il principio di equità per cui quell'assegno non lo tocchi perché è un diritto acquisito, ma una donna di 60 anni da un giorno all'altro le dici che deve stare al lavoro ancora per 5-6 anni prima di riscuotere la sua assegno universale? Quale principio di equità c'è? Abbiamo discusso per mesi su come reperire 4 miliardi per togliere l'IMU a tutti, ma in questo paese ci sono milioni di famiglie che stanno sull'orlo della sopravvivenza e c'è un milione almeno di famiglie, dicono i dati statistici, che vivono una condizione di grave disagio e di povertà. Soltanto la riorganizzazione del sistema dell'assistenza, gli assegni di sussidio, la social card, che non bastano, che non sono sufficienti, potrebbe essere riaggregato in un nuovo sistema, in un reddito minimo garantito a sostegno familiare, trasferendo le risorse dall'INPS alle regioni e senza neanche fare le capriole per reperire quei fondi, perché i risparmi attesi e previsti o già acquisiti dall'INPS sulla base della riforma del sistema della previdenza intervenuta in questi anni ha determinato un risparmio potenziale, così dicono i tecnici, tra i 60 e gli 80 miliardi di euro dal 2012 al 2021. Ma non è pensabile stanziare 4-5 miliardi di euro per garantire la sopravvivenza e la dignità di quel milione di famiglie, considerando questa una delle priorità che tu hai davanti? Io penso che dovremmo avere una nostra agenda rispetto al governo e alle scelte urgenti che il governo deve fare, e lo dico soltanto con un riferimento più generale, se me lo consenti, perché se questa crisi è la crisi più grave del secolo, la verità è che non lo è soltanto per i grandi indicatori economici, non lo è soltanto per lo spread, non lo è soltanto per il fatto che noi siamo in una recessione tecnica, non lo è soltanto per il fatto che abbiamo perso il 15% della produzione industriale, della manifattura, il 40% del mercato dell'auto. La dimensione di questa crisi, che è la più grave del secolo, è molto più materiale, riguarda la vita delle persone. Nel primo trimestre di quest'anno la rilevazione sul dato della disoccupazione è stata la più alta, dicono le statistiche, degli ultimi 36 anni. 36 anni sono tanti. Andando indietro con il calcolo, vuol dire che era il 1977, che non è un anno qualunque della storia della Repubblica, un anno scolpito, perché accaddero delle cose anche drammatiche che non avevano del tutto una, che avevano molti legami con questa percentuale. Vuol dire 3 milioni di italiani. 3 milioni di italiani sono senza posto di lavoro oggi. Poi ci sono altri 3 milioni e 300 mila che un posto di lavoro ce l'hanno, ma è precario. Guadagnano circa 850-70 euro di mensile. Io rimango sempre colpito da questo dato. Il 45% di questi 3 milioni e 300 mila è diplomato, cioè hanno fatto l'esame di maturità, una mattina sono andati a trovare la maturità con le palpitazioni come noi, le famiglie hanno fatto dei sacrifici, hanno fatto fatica, hanno fatto studiare. Il 15% ha un titolo di laurea,
Poi c'è un altro milione e mezzo di cassa integrazione, 7,5 milioni di persone, a proposito della povertà di cui parli tu, che hanno un reddito insufficiente, non ce l'hanno affatto. E poi in questo paese ricco, dove c'è benessere, l'Istat ti spiega, ti racconta, che nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, ci sono stati 8,5 milioni di persone, di cittadini di questo paese, che hanno faticato almeno una volta, una, a fare una di queste tre cose: pagare le bollette a fine mese, a riscaldare la casa nei mesi invernali o a garantire un pasto, l'Istat lo qualifica, adeguato, almeno due volte alla settimana a tutti i membri della famiglia. Poi ti dice sempre l'Istat che 4 famiglie su 10, sono tante 4 su 10, non reggono più al sesto anno di crisi una spesa imprevista nell'ordine di 600-700 euro, che non vuol dire 30-40 mila euro che non cambi casa, appartamento, c'è un nuovo mutuo se c'è una stanza in più perché hai un secondo bambino, no, non è che non cambi la macchina che ha 100.000 km, vuol dire che c'è una visita medica imprevista, un incidente, ti si rompe la coppa dell'olio e non regge più il bilancio della famiglia. Poi a me capita di incrociarlo nel tipo letto di spalla sul giornale. Qualche mese fa c'è stata l'assemblea, il congresso annuale, non so come si chiama, dell'associazione dei medici odontoiatri, che spiegano che da 3 anni c'è un calo abbastanza marcato, se non drastico, del ricorso alla prevenzione odontoiatrica, cioè si va meno dal dentista e ci vanno meno i bambini, i minori. Allora metti insieme le due statistiche, non serve che tu sia un economista, io non lo so, neanche un genio, però fai 1 più 1, no? E dici che forse se 600 euro fanno sballare il bilancio della famiglia e non si porta il bambino dal dentista, forse è perché c'è una coppia di genitori che è preoccupata perché lunedì o martedì devono portare il ragazzino di 8-9 anni al controllo annuale del dentista. E tanto tanto quello gli dice che lì va messo l'apparecchio perché gli incisivi si sovrappongono. E non sono 600 euro, per il motivo sono 3-4 mila euro. E allora cominci a pensare che se non hai qualcuno che te li anticipa, i nonni, un fratello, o una finanziaria a cui chiedi il prestito, magari l'hai già fatto per un'altra cosa, allora ti trovi di fronte, nell'anno di grazia 2013, nella 7ª potenza industriale del mondo, nella 2ª potenza industriale dell'Europa, in un paese dove c'è una coppia di genitori che, come non accadeva dei tempi della mia generazione, della mia infanzia, dorme male perché sa che non potrà mettere l'apparecchio ai denti del bambino. E non è nulla, è questa la crisi più grave del secolo. Ma qui entra in campo la politica, lasciamelo dire, perché ve lo dico anche qui nel modo in cui ve lo so dire. Di fronte a questi 8,5 milioni che non riscaldano la casa almeno una volta, di fronte a quella coppia di genitori che non porta il bambino dal dentista, di fronte a quello che sta in cassa integrazione, di fronte a milioni di persone che in un paese come il nostro stanno male, se per anni a questi milioni di persone la politica l'unica cosa che gli sa dire è: ti pagherò domani, come nella gag di Totò col maggiordomo, ti pagherò domani, e quel domani non arriva mai perché c'è sempre un'altra priorità, un'altra emergenza, un'altra necessità che viene prima dei bisogni di quei milioni di persone. Se succede questo per anni, poi non ti puoi stupire che subentri un sentimento di rabbia, di disperazione, di solitudine. E se per anni la politica, oltre a dire a milioni di persone che non stanno bene, ti pagherò domani, dice anche, col dito puntato, domenica ci sono le elezioni, vai a votare, non mancare, non mancare l'appuntamento perché è un tuo dovere civico, ma non farti troppe illusioni, anzi non farti illusioni per nulla, perché chiunque vinca, chiunque prevalga, c'è una sola soluzione, c'è una sola ricetta per i problemi dell'economia, dei tuoi diritti, del lavoro, della vita, e quella soluzione non va incontro ai tuoi bisogni perché le priorità sono sempre altre. Allora non ti puoi stupire che anche una parte di quelle persone decida di disertare quelle urne perché pensa che quel gioco, che però è il gioco della democrazia, tutto sommato non vale più. Allora io dico che la sinistra, e noi siamo la sinistra, una sinistra ampia, larga, piena di culture, di storie diverse, ma la sinistra non può che ripartire da qui,
e capire perché, come è stato possibile entrare in un cono d'ombra della storia, dove dopo molto tempo i poveri, chiamiamo le cose con il loro nome, non fanno più scandalo e non fanno più paura al potere, al governo. Com'è possibile che siamo arrivati a questo punto? E se ti fai questa domanda, se te la fai, la risposta non può che essere nel fatto che non ci siamo arrivati per caso, non ci siamo arrivati per caso, ma ci siamo arrivati perché in questi anni che abbiamo alle spalle, in questi decenni che abbiamo alle spalle, di fronte a noi c'è stata una destra, un pensiero della destra che ha avuto la capacità e la forza di raccontare una storia che aveva un finale scritto, e questo finale è la crisi più grave del secolo. È la loro crisi, ma noi non abbiamo avuto la capacità fino in fondo di raccontare un finale diverso. E la loro storia, quella che oggi crolla sotto i colpi di questa crisi devastante, che sta cambiando il volto, la natura delle nostre società e ci pone il tema di come ne usciremo, la loro cultura si è fondata su alcuni pilastri, ma noi dobbiamo conoscerli. Se li vogliamo sconfiggere la prossima volta col consenso popolare, li dobbiamo conoscere. E sono semplici quei pilastri, anzi complessi ma semplici da dire. Il primo di questi pilastri è stato che loro hanno preso una particolare teoria dell'economia. L'economia è fatta di teorie, di interessi diversi, di conflitti tra interessi diversi. Loro hanno preso una particolare teoria dell'economia e l'hanno trasformata in una scienza esatta, un'idea della modernità come la fine della storia. Vai a votare, ma non farti illusioni, perché la ricetta è solo una, la nostra, una sola ricetta, una scienza esatta. E poi il secondo pilastro è che loro hanno rovesciato i rapporti di forza tra la politica e l'economia. Non è poco. Per decenni è stata la politica a dettare le regole, le forme, i confini dell'economia. Loro buttano per aria questo tavolo e dicono no, adesso basta, è l'economia, un'economia sempre più finanziarizzata, speculativa, che mette immagini di valore del lavoro, la dignità della persona che lavora, è l'economia che comanda, la politica segue come l'intendenza. E poi c'è il terzo e ultimo pilastro, però credete, io sono convinto, è quello che a noi ha fatto più male di tutti, perché loro hanno modificato nella coscienza di milioni di persone il giudizio morale sulla diseguaglianza. Noi avevamo governato per decenni spiegando che soltanto riducendo la forbice delle diseguaglianze avreste avuto più crescita, più sviluppo, più sicurezza, più coesione sociale, più benessere, più libertà, più diritti. Loro buttano per aria anche questo tavolo e dicono ma che? È un imbroglio. Soltanto allargando le diseguaglianze noi avremo quella fase di sviluppo che non abbiamo avuto e ci hanno portato dove siamo. Quei tre pilastri sono crollati, la crisi più grave del secolo è il crollo dei loro pilastri, ma la domanda adesso riguarda noi, questa parte, in Europa e in Italia, noi siamo in grado di indicare una nuova stagione dell'emancipazione, della liberazione umana, dei rapporti con l'economia, con la scienza, con la democrazia? Siamo in grado noi di mettere in campo i nostri pilastri, dare il senso di una riscossa, di un riscatto per milioni di persone che per anni si sono sentite dire e ripetere che i loro problemi sarebbero venuti dopo? No! Siamo in grado noi di rovesciare questo schema? O dobbiamo restare dentro una logica per cui la priorità che si richiude su se stessa è quella del rapporto numerico tra il deficit e il PIL, debito e PIL, ma è giusto rispettarlo quel deficit, è giusto ridurre quel debito? Ma io ve lo dico perché ne sono convinto, pensando a una tragedia come quella della Grecia, ma se tu che sei la politica, alla fine hai messo il pareggio di bilancio in Costituzione, hai fatto quadrare i tuoi conti, hai rispettato il rapporto tra deficit e PIL e tra debito e PIL, hai fatto tutto questo, hai fatto tutti i tuoi conti, ma dopo che hai fatto tutto questo il tuo popolo è contro di te, è contro le tue istituzioni, è contro la democrazia, ma cosa te ne fai di quei conti in regola se non li costruisci un rapporto e un consenso profondo sulle ragioni di una giustizia? Perché poi alla fine
se noi siamo questa parte del campo, se noi siamo la sinistra, alla fine, guardate, io ne sono convinto, la domanda finale è la stessa da molto prima di noi, e penso che sarà la stessa anche dopo di noi. E questa domanda è: ma quanto deve essere giusta la società che noi ci candidiamo a rappresentare? Ed è diverso da chiederti quanto deve essere efficiente la società che ci candidiamo a rappresentare, perché l'efficienza è un valore importante, dentro l'efficienza ci sono le qualità, le competenze, i meriti, ma l'efficienza da sola non riassume dentro di sé il principio della giustizia. E noi siamo nati e siamo in campo perché pensiamo che la prospettiva, che l'offerta, la scommessa è quella di una società più libera e più giusta, e al fondo anche la redistribuzione delle risorse, dei diritti che ha segnato la grande stagione della socialdemocrazia, dei governi progressisti, del welfare. Mica erano invenzioni pensate in ragione dell'efficienza, era una grande questione morale redistribuire i diritti e le risorse, era l'idea di una società più giusta per quelli che sarebbero venuti dopo di te. Ripartiamo da lì con l'orgoglio e la passione dei nostri principi, dei nostri valori. Ci siamo fatti raccontare la storia dagli altri per troppo tempo e non abbiamo saputo cambiare il finale. Discutiamo non delle regole dei nostri piedi, del nostro ombelico, discutiamo finalmente dopo anni di come cambiare il finale di quel racconto e torneremo a vincere. Posso fare una domanda con una risposta sintetica? Spingare. La domanda è... Questa manca una polemica in diretta. No. Il PD di Gianni Cuperlo metterà la patrimoniale se vincerà la elezione? Io penso che noi dovremmo rompere questo tabù. Io penso che le proposte che sono in campo, e tu giustamente hai ricordato che non sono estremisti radicali che le propongono, hai citato una statistica: il 50% della liquidità nelle mani del 10% dei cittadini italiani. Io penso che con tutte le accortezze, con tutte le necessarie verifiche che bisognerà fare per evitare che gli effetti, che le conseguenze di una scelta di questo genere possono determinare ricadute e contraccolpi contrari alla finalità, perfetto, ma io penso che ricostruire un principio di equità redistributiva in un paese che peraltro conosce un'evasione fiscale nell'ordine che conosciamo, 110-120 miliardi di euro all'anno, in un paese che conosce un fenomeno della corruzione che è qualcosa che si avvicina ai 50-60 miliardi di euro, penso che noi non dobbiamo avere il tabù di discutere anche di quel tema. Credo che lo dobbiamo fare sapendo che ci sono delle priorità e che in questi anni noi abbiamo a volte abbassato, non noi, l'altra parte, la guardia su quella lotta all'evasione, all'illusione fiscale, su quella necessità di recuperare gettito, ricostruendo contestualmente un patto fiscale con questo paese. Quando dico ricostruire un patto fiscale, dico ad esempio, e torno all'esempio dell'IMU, che è inaccettabile, faremo in modo di correggere quella norma in Parlamento con gli emendamenti sul decreto. È inaccettabile che per lisciare il pelo della rendita immobiliare tu togli l'IMU a tutti, ma per esempio togli dall'ultima stesura del decreto la deducibilità dell'IMU nell'ordine del 50% all'imprenditore, alle imprese, ai professionisti e ai capannoni industriali, cioè lisci il pelo della rendita immobiliare e patrimoniale, ma colpisci quelli che sono l'avamposto della difesa di fronte a una crisi che incalza della dimensione produttiva del paese. Credo che lo dobbiamo fare, così come dovremmo vigilare sul fatto che a regime l'anno prossimo la service tax non finisca con il rivalere il costo
di quel taglio a tutti dell'IMU sulla prima casa, sugli affittuari, sugli inquilini o sui proprietari delle case a più basso reddito. Cioè la politica è fatta anche della capacità di entrare nel merito dei provvedimenti e col cacciavite, come va di moda dire adesso, cercare di migliorare quello che va migliorato, ma non c'è dubbio che qualcuno ne dobbiamo andare. La patrimoniale non deve essere un tabù, così? No, penso di no, penso che sia un tema di quale si deve e si possa discutere. Penso che bisogna farlo con il senso di responsabilità di sapere in quale momento ci troviamo, qual è la crisi che abbiamo davanti e quali sono le priorità vere che noi dobbiamo affrontare. E dal mio punto di vista, recupero del gettito, lotta all'evasione, ricostruzione di un patto fiscale in questo paese che premi la lealtà e perseguiti quelli che sono invece comportamenti illeciti e lesivi dell'equità degli altri, è la priorità. L'ultima mia domanda prima delle rotte è questa: ritorniamo in quel posto in America dove ci ha portati con le immagini del 28 di agosto. Lì c'era un presidente che gli faceva un discorso che 50 anni fa aveva fatto Martin Luther King. Quel presidente oggi dice che non si può essere indifferenti di fronte alle armi chimiche in Siria, e quel presidente dice: noi faremo un atto di guerra, poi adesso bisogna vedere che cosa significa questo. Noi diciamo, noi come paese diciamo, saremmo d'accordo se ce lo dicesse loro, ma se noi dovessimo decidere, se il centro-sinistra fosse al governo e dovesse dire che cosa fare, farebbe il ragionamento di quel signore lì che stava il 28 di agosto al posto di Martin Luther King, o ne farebbero male? Ma io penso che noi intanto il governo ci siamo, e ci siamo con l'autorevolezza del Presidente del Consiglio, che ha preso una posizione che io ritengo di assoluta saggezza. Lasciami fare, non sarò lungo perché ho colto la tua sottolineatura, scusatevi voi per la verbosità, ma vi ho detto all'inizio che non sono abituato, quindi imparerò. Però in questo caso la questione è talmente seria, drammatica, che forse due parole vanno spese. In questo mese di agosto, che si è appena concluso, ci sono state delle immagini, no? Che ci hanno colpito. Non lo so, io non è capito di raccontarlo in queste serate. Se dovessi dirvi, pensando all'Italia, l'immagine che mi ha più colpito in positivo, che stasera abbiamo raccontato molte cose che non vanno, è quell'immagine della mattina di Ferragosto, quando sulla spiaggia di Pacchino, nel Siracusano, a un certo punto compare uno di questi battelli, barconi, e cominciano a scendere a decine, a centinaia, persone disperate, uomini, donne, bambini, e in pochi istanti succede quello che in un paese come il nostro non può che accadere, cioè che centinaia, decine di quei bagnanti, turisti che stanno sulla riva, vedono la scena, entrano in acqua e formano una catena umana che accompagna queste persone verso la riva. C'è l'immagine di un bambino che viene passato di braccia in braccia, e tu la vedi e ti fa quasi l'effetto di un secondo parto, no? Creatura che da quel balcone che viene da una terra, chissà, certo disperata, viene restituita ad una terra che potrebbe diventare la sua terra e vivere una vita felice. C'è quell'immagine lì. Poi c'è un'altra immagine che a me ha colpito, ed è più che un'immagine, è un luogo, perché è stato raccontato molto bene sulle pagine di Repubblica e di altri giornali. E ha a che fare con la domanda che tu hai posto, con quello che è accaduto oggi al G20 e con quello che accadrà martedì. Martedì il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato un discorso solenne alla nazione, dove comunicherà le decisioni del capo supremo delle forze armate americane in relazione al dramma della Siria. Ma la seconda immagine che ha a che fare con questa vicenda è un luogo fisico, un luogo che si chiama Za'atari, ed è meno conosciuto dal grande pubblico di tanti altri luoghi, ma è un luogo che non può che turbare, no? La coscienza di ciascuno di noi. È un luogo nel deserto Giordano ed è in questo momento il più grande campo profughi del mondo.
lì ci sono decine, forse centinaia di migliaia di uomini, donne siriani fuggiti da quel paese perché fuggiti da una dittatura odiosa, spietata, come sono tutte le dittature. In questi ultimi due anni sono fuggiti dalla Siria circa 2,5 milioni di persone. Sono fuggiti in Giordania, in Turchia, in Libano, in Iraq, in Egitto. 2,5 milioni sono un numero spropositato. Fuggiti. E la cosa che ti colpisce, se leggi l'articolo e fai un'idea di chi sono queste persone, è che la metà di questi 2,5 milioni, e sono tanti, 1,250,000, hanno meno di 18 anni, sono ragazzi, i nostri figli, io ne ho una di 21, più grande. Poi vai avanti a leggere l'articolo, perché a quel punto ti ha completamente catturato, e scopri che 750,000 dei 2,5 milioni hanno meno di 11 anni, sono bambini, bambine. E ti spiegano che molti sono orfani, ma molti non lo sono. I genitori li consegnano, capita, a quelli che stanno fuggendo, stanno uscendo dal paese. Allora, se sei un genitore, è facile capire, ma anche se non lo sei, lo capisci, no? Puoi immaginare, ricordate quel film, La scelta di Sofia. Poi, io non ho le parole, però lo puoi immaginare, no? Lo strazio di un... di una madre, di un padre che prendono la creatura e la danno nelle braccia di un altro, ma quello strazio, l'idea che forse non lo vedranno più, è compensata dal fatto che sperano che si possa salvare. 750,000. Zaatari, questo campo profughi in mezzo al deserto giordano, è sorto e cresciuto in 9 giorni, è una città. In mezzo ci hanno fatto persino un viale, l'hanno chiamato un po' ironicamente di Champs-Élysées. Ogni santo giorno vengono distribuiti 500,000 filoni di pane e 4 milioni di litri d'acqua, centinaia di migliaia di bambini, in una condizione tragica e disperata, fuggiti da un paese dove c'è un dittatore che molto probabilmente, se non sicuramente, il 21 di agosto ha fatto uso di armi chimiche, di gas tossici, nervini. Credo di aver capito che lasciano tracce e sangue, ma schiuma e squamano la pelle in una morte letteralmente atroce. Oggi il G20 si è concluso senza un accordo e gli Stati Uniti sono di fronte ad una grande responsabilità. Io penso che di fronte a quello che sta succedendo, la difficoltà degli Stati Uniti, come degli altri paesi, compreso il nostro, sta anche nel fatto che non è semplice capire che cosa potrebbe accadere dopo la caduta di quel regime, del regime di Assad in quel paese. E tutto sommato può apparire strano, no? Che una grande potenza, la più grande potenza del mondo, si ponga a questo problema. Non sanno che cosa potrebbe accadere dopo. Ma se ci pensi, e con uno sguardo retrospettivo di questi ultimi 20 anni, non c'è da stupirsi della difficoltà a capire anche questo aspetto. Perché negli ultimi 20 anni quella che è fallita clamorosamente, e gli Stati Uniti hanno una responsabilità da questo punto di vista, è stata l'idea che un cambio di regime artificiale possa da solo essere sufficiente a garantire una pace vera. Che non è così. Le guerre degli ultimi 14-15 anni, tutte le guerre che abbiamo conosciuto, quelle delle quali siamo stati anche partecipi, testimoni diretti, la Jugoslavia, l'Afghanistan, l'Iran, la Libia, si sono concluse con dei regimi non stabili che hanno sostituito regimi molto spesso quasi sempre impresentabili per la logica repressiva che li contraddistingueva. E le vittime della guerra in Libia sono un numero doppio alle vittime del dopoguerra nella Libia. E anche questo ti fa riflettere, perché noi nella nostra formazione eravamo abituati, se volete in termini molto superficiali, ma non direi, in termini sostanziali, a pensare che se c'è una guerra ci sono i morti. Ma quando la guerra finisce, inizia il dopoguerra, i morti non ci sono più. Invece sta cambiando anche questa Libia. Il dopoguerra ha già causato un numero di vittime che è quasi la metà delle vittime causate dalla guerra. E allora ti rendi conto della complessità della politica?
E l'America di Obama, che è la leadership più potente di questi anni, è esattamente di fronte a queste contraddizioni, a questi problemi. Due mesi fa, in Egitto, la Repubblica Egiziana è un paese strategico per l'Occidente, perché è il paese che ha rappresentato storicamente negli ultimi 50 anni il ponte verso il Medio Oriente. Due mesi fa in Egitto si è consumato un colpo di Stato militare, tecnicamente si chiama Gol. C'erano state delle elezioni democratiche con degli osservatori internazionali sul terreno, vinte da una parte, la Fratellanza Musulmana. Poi sono stati totalmente incapaci di governare il paese, l'hanno ridotto in una condizione drammatica e milioni di cittadini egiziani si sono ribellati contro quel governo, hanno invaso le strade, ha avviato proteste e l'esercito, che è l'istituzione forte dell'Egitto, ha preso in mano le redini e ha fatto un colpo di Stato. Ma gli Stati Uniti di Barack Obama, l'uomo più potente del mondo e di una leadership tra le più illuminate, non è riuscito, non ha potuto, almeno sino ad oggi, pronunciare la parola colpo di Stato militare, gol. E non l'ha potuta pronunciare perché nel momento in cui il Presidente degli Stati Uniti dicesse che in Egitto c'è stato un colpo di Stato militare, per le leggi di quello Stato, degli Stati Uniti, automaticamente bisognerebbe sospendere il trasferimento, che ancora c'è, di $1,5 miliardi dagli Stati Uniti all'esercito egiziano, artefice di quel colpo di Stato. Immediatamente gli aerei della flotta aeronautica americana non avrebbero più la possibilità di percorrere lo spazio aereo di quel paese e la flotta delle US Navy non avrebbe più il canale di accesso privilegiato nel canale di Suez e verrebbe in discussione il rapporto di pace tra Egitto ed Israele. E soprattutto, se gli Stati Uniti decidessero di ritirare il loro appoggio a quel paese e di riconoscere che lì si è consumato un golpe, verrebbero rapidamente sostituiti da altre potenze, l'Arabia Saudita, le petromonarchie del Golfo, che interverrebbero in loro sostituzione preoccupati che la piaga, dal loro punto di vista, della Fratellanza Musulmana possa espandersi dal Nord Africa e dall'Egitto ai paesi arabi, e interverrebbe probabilmente la Russia di Putin, che coltiva il sogno di ristabilire un primato e una sorta di presenza egemonica in una parte di quell'area. Ecco i problemi che noi abbiamo davanti, ma io penso, e rispondo, che la posizione che noi abbiamo assunto su questa vicenda sia una posizione di saggezza e di equilibrio, perché anche se non sono un esperto di politica internazionale, tantomeno di Medio Oriente, ciò che noi oggi siamo in grado di capire ci dice che un intervento militare oggi in Siria sarebbe un errore, per le conseguenze che produrrebbe sul piano dell'impatto militare di quell'intervento, per le tensioni che aprirebbe, avete visto, forse vedrete le reazioni della Russia di Putin all'annuncio del Presidente degli Stati Uniti e dell'Iran, perché crediamo, io penso giustamente, che in una fase così drammatica e tragica di quella vicenda serve invece mettere in campo tutta la forza e l'autorevolezza della politica e della diplomazia per un cessate il fuoco, per una conferenza di pace che era già stata convocata e non attuata, e per verificare una forza di interposizione sul terreno che garantisca il controllo di quel cessate il fuoco. Perché lì, in Siria, non c'è un popolo insorto contro un dittatore, c'è un dittatore, ma c'è una guerra civile complicata, con delle componenti che sono ostili ad Assad, ma che temono quello che potrebbe accadere dopo la caduta di Assad. Sono componenti importanti di quella società, componente sciita, curda, quella cristiana. E questo, guardate, scusate il dettaglio, ma non è un dettaglio, anzi stiamo facendo una ricognizione molto generale, questo però è il paradosso dell'Occidente. Il fatto che oggi in Siria pezzi importanti dell'Occidente, della democrazia occidentale, sostengono componenti estremiste dell'opposizione al regime di Assad, che sono legate, come è noto, anche ad Al-Qaeda, cioè l'organizzazione più, come dire, terribile dal punto di vista dell'impianto politico e del progetto che l'anima, mentre in Egitto contemporaneamente quello stesso Occidente avvalla il golpe militare contro i Fratelli Musulmani, che hanno vinto
delle elezioni democraticamente convocate. Allora l'impressione, ed è un grande tema che riguarda non solo la politica estera, ma la natura della democrazia occidentale, il modo con il quale noi ci presentiamo al mondo, il pericolo è che l'impressione che passi è che questo Occidente non segue la rotta dei valori, dei principi, ma segue la logica degli interessi, degli interessi strategici della singola nazione o di una parte del mondo, ed è questo che mette in discussione rispetto a quell'arcipelago di realtà, di popoli, di nazionalità, di religioni, che mette in discussione la nostra autorevolezza, la nostra credibilità. Insomma, il tema è enorme, forse avremmo dovuto parlare più di questo stasera che di altro, ma è così. L'intero Mediterraneo è entrato in una frase drammatica, un Mediterraneo in crisi, è avvolto in fiamme, ma è come se noi non sembrassimo sufficientemente angosciati. Eppure guardate che da sempre, se conosci la storia di questo paese, del nostro paese, la nostra crescita è coincisa con le fasi di sviluppo, di cooperazione e di progresso della costa sud del Mediterraneo, che non è un mare qualunque, non è il Pacifico, non è l'Atlantico. Il Mediterraneo è il nostro mare, nostro. La civiltà di questo paese si è costruita attorno a quel mare e non possiamo rimuovere questa dimensione. Allora, di fronte all'immobilismo, all'impotenza che la politica mostra davanti a fenomeni di questa dimensione, è chiaro che ti chiedi cos'è la politica e a cosa serve se non trovi le ragioni, i principi, le strategie per intervenire in tutto questo. E a che cosa serve la politica in un mondo che è scosso da stragi, da guerre, da quello che abbiamo appena raccontato e ricordato, ma è scosso anche da una straordinaria domanda di libertà, di emancipazione, perché adesso, grazie alla tua domanda e all'attualità di oggi, abbiamo parlato della Siria, dell'Egitto, ma avremmo potuto parlare della Turchia o del Brasile. E lì la storia è ancora diversa. Vi ricordate a giugno le manifestazioni in Brasile? La presidente Rousseff, l'erede di Lula, è un esponente del PT, del Partito dei Lavoratori, ha dovuto mediare con quella protesta, ma quella protesta è anche l'espressione di una dirompente capacità di quel popolo di esprimere speranza e domanda di una nuova cittadinanza, perché nei 10 anni in cui Lula è stato il presidente del Brasile, che è grande come un continente, 30 milioni di cittadini brasiliani sono usciti dalla miseria e hanno cominciato a nutrirsi regolarmente tutti i giorni, e altri 30 milioni hanno cambiato il loro stato sociale e hanno cominciato ad accedere alla dimensione del consumo di beni. Sono entrati in quello che forse un tempo noi avremmo chiamato il ceto medio, 60 milioni di persone, come se tutta l'Italia avesse conosciuto quella rivoluzione. Ma quelle proteste sono figlie di questo successo, di questa rivoluzione, perché se a quel punto capiscono che i diritti li puoi conquistare, li puoi acquisire, ma poi vedono che i servizi non funzionano, che spendi milioni di dollari per costruire gli stadi dei mondiali di calcio, allora scatta la protesta, ma è una domanda di speranza che va nella direzione di una grande rivoluzione democratica e demografica di quei paesi. Perché, e chiudo, quello che ti colpisce in tutte queste storie, dai bambini di Zaatari alle proteste della Turchia, all'Egitto, al Brasile, a mille altre realtà del mondo, è che i protagonisti di queste storie quasi sempre sono giovani, sono giovanissimi, perché c'è una spinta anche demografica che viene da quelle parti del mondo e che ci mette nella condizione però di capire che o la politica, la sinistra, anche il nostro partito è capace di tornare ad alzare gli occhi dal cortile di casa e tornare a guardare il mondo e ad appassionarsi al mondo e a riscoprire anche quei valori, quei principi che abbiamo chiamato della solidarietà, del solidarismo, della fratellanza, dell'internazionalismo, chiamatelo col nome che sentite più vostro, più vicino a voi, ma o noi, la sinistra, la politica, è capace di alzare lo sguardo e di riscoprire la passione per le sorti del mondo e dei popoli vicini e lontani da noi, oppure noi non riusciremo a recuperare quell'autonomia, quell'identità di cui abbiamo parlato questa sera. Allora,
io vi inviterei, intanto questo è il primo dibattito, non è il primo, insomma, è uno dei primi dibattiti post-berlusconiani della politica italiana, perché non so se ve ne siete accorti, ma è quasi 2 ore che siamo qua e non abbiamo parlato di evasione fiscale se non in termini generali, diciamo senza fare nomi di evasori specifici e condannare. Vi inviterei, se riuscite, anche nelle vostre domande, a salvaguardare questo criterio, insomma, discutere come se fossimo oltre quella fase lì. E propongo di alzare la mano, di raccoglierei 4-5 domande e poi tu rispondi. Ecco, lì c'è un... No, quello. No, ecco, poi lui, vabbè. Sì, abbiamo 2 microfoni. Vabbè. C'è la signora... Buonasera. Senta, lei prima ha parlato che bisogna trovare le risorse per la cassa integrazione per gli esodati. I disoccupati non ho sentito parlare e il numero di disoccupati laureati da più anni, oltre a 35 anni, di cui nessuno si vuole occupare. Io sono stata all'ufficio di collocamento come madre a chiedere che cosa c'è in programma e mi era stato detto che il comune di Torino, scusi, non è un amministratore locale, però questa è storia, per cui io non voterò mai più per il PD, perché c'era in animo di mettere in piedi dei progetti proprio per questo tipo di persone. E l'anno scorso, durante un dibattito del PD, al sindaco Fassino, alla fine del dibattito, gli volevo solamente chiedere, per favore, se c'era veramente un animo di avviare questi progetti. Non mi ha risposto, non mi ha ricevuto, perché voglio dire, tu non puoi venire in campagna elettorale a stringere le mani alle persone come me che stanno facendo la spesa per raccogliere voti e poi quando è ora di dare delle risposte non è possibile. Ho chiesto un appuntamento e mi ha detto la segretaria che solamente a discrezione ricevono le persone. Questo non è il modo di amministrare corretto. Seconda cosa, per quanto riguarda l'IMU, io vorrei che si rivedessero finalmente gli esimi catastali, perché se io vendo il mio appartamento non prendo quei soldi, però ho pagato un sacco di soldi l'anno scorso, un sacco, cioè con quel conteggio, e non mi sembra giusto, perché c'è gente in Piazza Vittorio, tipo l'ex sindaco, che in una porzione parla molto meno di me, e questa entità non esiste, capisce? Per cui io veramente non mi sento più. Io da bambina andavo lungo la linea del 30 ad ascoltare Paglietta e ho trattato bandiera rossa insieme a mio padre che era assessore comunale dei lavori pubblici. Questi mi hanno deluso, le chiedo scusa la franchezza, ma ecco, 3 milioni di voti come me, altra gente, ha avuto questa delusione. Allora, una domanda un po' difficile e cerco di porla bene perché la prima volta che mi sento io mi sento giusto. Alta velocità, da dove sei a Torino c'è il Piemonte. Non ti chiedo come la pensi e non ce lo dico, nel senso che il Partito Democratico si è espresso a favore dell'alta velocità. Io raccoglierei invece quella parte che pensa che questo progetto, al di là del fatto che sia un progetto, di 2 fatti importanti di cui ti ho parlato. Uno, il problema nazionale oggi nella scaletta, il primo problema, quello dell'occupazione, abbiamo sentito adesso dalla signora campagna che mi ha facendo. E quindi ci vogliono delle risorse, continuare il numero di occupazioni per togliere ai giovani precarati. Seconda cosa, ho capito che sei molto sensibile, giustamente, il fatto che la politica si fa se esiste partecipazione. Il ragionamento sulla partecipazione è quello che io credo oggi sia l'esempio nostro. Ci sono anche dei problemi, sì, ma è una popolazione che partecipa e che propone.
e vorrei che tu rispondessi in modo diretto. Un domani tu sei disponibile a rivedere questo progetto, non se farlo o no, ma a rivederlo sul tavolo nazionale, politico, dove venga affrontato nella sua complessità, soprattutto dal punto di vista delle risorse economiche, in una scala di priorità nazionale, dove sicuramente prima c'è il lavoro, sicuramente dopo c'è la sanità e poi parliamo anche di infrastrutture. La domanda è, sei d'accordo per un tavolo nazionale per rivedere la scala nazionale delle priorità, anche con la priorità? Io invece volevo chiedere due cose. Il primo dato significativo è che non è un caso che siano delle donne che sono venute a parlare, e hai dimenticato un piccolo particolare. Quando parli delle primavere cosiddette arabe eccetera e tutti questi giovani che hanno in piazza, ti sei dimenticato di dire che l'80% sono donne che poi tornano a casa massacrate magari come in Italia. E questo è un pezzo. La seconda cosa invece è questa. Allora, io sono una che è dalla prima ora nel Partito Democratico, io arrivo dai movimenti femministi, dalla sinistra extraparlamentare, non ho tradizioni né del PG né della Democrazia Cristiana. Sono una che è venuta all'interno del PD credendo nella possibilità di cambiare la storia di questo paese, e ancora sono qua. E il dato che mi faceva desiderare era la storia dei diritti. Io credo che nel nostro partito uno degli errori fondamentali che abbiamo fatto e che ancora non siamo riusciti a fare e che dobbiamo fare è che l'inizio della storia del nostro partito, il cappello introduttivo del nostro partito, deve essere sui diritti. Ancora oggi io sono venuta in ritardo purtroppo a sentire di nuovo l'ennesima discussione sulla famiglia, le famiglie eccetera. Il nostro popolo è più avanti di quanto questo partito non si senta di fare. Non è più tollerabile che comunque noi non prendiamo delle posizioni chiare, ferme e precise sul tema dei diritti. Il terzo, e poi chiudo, riguarda la questione dell'immigrazione. Io l'ho vissuta in prima persona a Biella, ho ospitato a casa dei profughi e ho visto come in Italia vengono sperperati in una situazione come quella italiana in questo momento migliaia e migliaia di soldi in malo modo, ingrassando un sacco di cooperative malamente, la chiesa eccetera eccetera malamente, non dando diritti e dignità in realtà le persone che, diciamo, di cui vogliamo occuparci. Sono andata in Francia a trovare il ragazzo che era stato a casa mia, e in Francia in pochi mesi gli stessi ragazzi che sono stati in Italia hanno avuto i diritti, perché li hanno mandati a scuola, gli hanno fatto i corsi di formazione, li hanno aiutati a trovare lavoro. Queste cose sono da cambiare, grazie. Intanto volevo fare un riconoscimento per il cambio di taglio che c'è stato questa sera rispetto alla fase precedente, no? Cioè siamo entrati in un'altra, diciamo, moralità, un altro senso della politica, devo dare atto di questo. Un taglio che a noi che siamo più vecchi ci richiama alla impostazione analitica con cui ci avvicinavamo alla politica. Allora il problema è trarre un po' la lezione. Io faccio una rapida esempio e chiedo se sei d'accordo. Il periodo dal 60 all'80 in tutta l'Europa ha dimostrato che la giustizia si può realizzare. Questo continente ha realizzato uno sviluppo continuativo, si è avvicinato alla piena occupazione, ha dato condizioni di dignità a tutti i cittadini e le prospettive erano di una guida continuativa che poteva attingere risultati che sembravano impossibili. Quello vuol dire che a
allora è possibile con la politica, perché è venuto meno? Perché è iniziata la fase di globalizzazione estesa al di là dell'Europa, che ha incluso anche l'Europa, una fase di globalizzazione che ha tolto il comando effettivo delle cose alla popolazione europea, perché gli avvenimenti, le cose che dovevano essere governate erano al di fuori, o almeno in parte al di fuori. Quindi è la questione del potere, della guida politica, giuridica, che è quella dominante per l'economia. Il problema fondamentale dell'economia è il diritto. Cos'è accaduto? Anche in Italia, noi abbiamo avuto allora l'inizio di una competizione dura, la classe imprenditoriale, la borghesia, la finanza italiana, naturalmente collegata con chi di dovere, ha iniziato un'azione antidemocratica, cioè contraria, ha ridotto il potere della classe operaia, dei lavoratori, eccetera, dell'antipotere, dell'altro potere, per avere più libertà di movimento, perché si sentiva necessitata in ciò dello sviluppo della globalizzazione, e ha ridotto la democrazia. Noi adesso, con gli ultimi avvenimenti, scontiamo quel colpo di Stato che c'è stato nel 92-94, e in questo concordo totalmente con te, ho anche scritto un libro. Allora, cos'era accaduto? È accaduto una fase, è passata una fase per turismo, vedo a chiudere, nella quale bisogna dire che la capacità, ultimo Craxi, la capacità della classe italiana di capire quello che stava accadendo e il guaio in cui si poteva precipitare, ha impedito che ci fosse un esito mussoliniano. Però adesso noi ci troviamo senza i partiti di massa, senza l'autonomia del popolo nel governarsi, senza i suoi referendum, e senza le condizioni economiche che permettono al cittadino di contare di più. Ecco, questo è il problema. Allora, siamo in grado di fare questa battaglia di recupero della nostra democrazia rispetto a questa fase di autofascistizzazione morbida che abbiamo passato, e di ridare il movimento governando a livello, cioè collegandoci a livello internazionale con una tesi, cioè con una morale, ho finito, con una morale che può essere adottata da tutti, che è quella del socialismo, perché ad oggi l'unica tesi che può essere accettata da tutti è creare un quadro giuridico. Allora, io pensavo che fosse finita. Allora, altre due domande, venite qui però, perché io non posso tirare il microfono. No, come no? Grazie. Allora, io ho molte domande che mi avrei tante da fare, perché ormai sono state poste tutte, ci hai spiegato tante cose. E allora sono qui soltanto per dirti grazie, perché oltre ad affrontare i problemi che tanto bene sono stati invitati da te, ma anche da tante domande che sono state fatte, e voglio dirti grazie al fatto che ci dai anche della passione politica, che questa è la leva, forse dico la più importante, perché se non partiamo con la passione di voler fare le cose e farle bene, e magari farle in una maniera pulita, allora davvero che abbiamo un mondo triste, brutto e pieno di tante cose brutte. Allora, io mi approfitto, chiedo scusa agli altri, ma volevo farti personalmente tanti auguri di cuore, perché te lo viene dimenticato. Grazie. Non siamo parenti, vostro e signora. Non è niente pagata. Io sono Giuseppe, quindi sono scendatissimo. Volevo solo dire che tu avrai toccato con mano la passione che tutto sommato c'è sempre nel popolo di sinistra. E ho visto che tu sei un fedele interprete. Ecco, io vorrei, come è stato detto anche da qualcuno prima, che la base, come sempre, molto più avanti dei risultati, è che io vorrei proprio questo, come preghiera, da parte di tutti credo anche, di fare un interprete, e specialmente lunedì, quando ci sarà in giunta, da fare le votazioni, mi pregherei tanto di poter poi
ascolterà più, io su di sé non so che si sente. Mi raccomando, dovete fare quello perché quello il passo ce l'aveva fuori per venire. Se questa volta non ce la facciamo, come dice la vignetta di Bono, che d'accordo che si possono mangiare i rossi, però saranno solo per i vecchi, i nuovi, non sperate che non si iscriveranno più e non voteranno più. Mi raccomando. Buonasera, sarò brevissima perché sono anche emozionata. Allora, prima di tutto complimenti perché è la prima volta che la sento ed è la prima volta che sento, se non mi sbaglio, è uno di sinistra che parla delle pensioni d'oro. E questo mi fa piacere molto e vorrei che il nostro partito questo tema rafforzasse e dicesse delle parole chiare, perché l'altra sera c'era l'onorevole Fassini in televisione che su questo argomento tergiversava, non diceva una parola chiara, e questo mi è dispiaciuto molto perché noi proprio in sinistra, Partito Democratico, su questo argomento dobbiamo dire una parola chiara. E mi è piaciuto che lei l'ha detto più chiaro e spero che questa parola chiara vada avanti perché questo è un argomento importante. Io ho letto anche una sua intervista sulla stampa che finalmente lei ha parlato anche dei poveri, ecco, anche questi argomenti non so se io mi sbaglio, però io ultimamente dal mio partito, io sono iscritta da 12 anni, non lo sentivo più parlare di questo, si parla di economia, ma di questo non si parlava e finalmente ho sentito. Però vorrei che non finisse qua, che fosse un argomento prioritario del nostro partito, perché il nostro partito se non si occupa di poveri e di pensioni d'oro da tagliare, chi si occupa? E questo è veramente forte. Una ultima cosa, ultima, sull'Europa, una frase. Ecco, e sull'Europa. Quando si parla dei doveri noi dobbiamo rispettare, ma dei diritti no, come mai? Allora, nel nord Europa c'è cioè welfare state che se l'Italia venisse a sapere farebbe la rivoluzione, che l'Italia non ha. Allora, che serve l'Europa unita se noi dobbiamo rispettare solo i doveri? Mi va bene i doveri, ma vogliamo anche i diritti. Grazie. Allora. Lo so, dovremmo stare qui tutta la sera per rispondere. Ma ho capito la vostra tecnica, voi chiamate un poveraccio, lo fate stare qui, fate delle domande di intrattenimento che durano circa 120 minuti, poi inizia il dibattito con le domande del congresso del partito, è fantastico. È solo l'inizio perché prima del congresso quanto deve essere. Bene. Dopo questa premessa che abbiamo avuto, adesso entriamo nel merito della discussione. Grazie delle domande che avete posto, alcuni erano degli interventi, delle riflessioni. Mi ho rubato un sacco di tempo e mi ho annoiato a sufficienza e sono anche un po' stanco, come Forrest Gump in quella scena dove si mette di correre a un certo punto, dopo due anni. Sono un po' stanco, si gira da casa. Ma vi ringrazio molto perché anche per le parole gentili e generose di apprezzamento, io ho cercato di raccontarvi questa sera un po' un punto di vista come la vedo, poi abbiamo davanti settimane, alcuni mesi che saranno una bella avventura, una bella cavalcata e avremo modo sicuramente di, avrete modo voi, avremo modo tutti noi assieme di prendere diversi di questi argomenti e di approfondirli. Mi sono appuntato alcune parole, alcune cose che sono state dette, provo ancora una volta se riesco a interloquire. Il primo intervento è certo anche doloroso perché c'è tutta l'amarezza e la delusione. Io penso che quando ci sono interventi di questo genere, più che rassicurare chi ha preso la parola a parole, dicendo che deve invece tornare ad avere fiducia, dobbiamo dimostrare nei fatti che siamo in grado di restituire la fiducia. E su Vimu cercheremo di farlo, io ho provato a dire le ragioni per le quali questo compromesso è stato raggiunto ed è un compromesso che noi cercheremo di migliorare dal punto di vista delle scelte e dei contenuti che il Parlamento sarà chiamato a fare. Certo, è stata posta una questione anche tecnica sulla revisione degli estimi catastali ed è sacrosanta, nel senso che quegli estimi vanno rivisti e bisogna
rivalutare il valore degli immobili, perché nella città dove vivo da tanti anni ci sono esseri catastali con reddito di quell'immobile nel centro storico di Roma incommensurabile rispetto a chi vive in 80 metri quadri nella prima periferia della capitale. Tecnicamente molti sostengono che i tempi per la revisione complessiva degli esseri catastali è troppo lunga rispetto alla necessità di una riorganizzazione complessiva, anche uno riequilibrio in termini di equità della ripartizione del peso della componente patrimoniale di quella service tax che comunque rimarrà anche nel progetto del 2014, e ritengono che sia più logico affidarsi agli indicatori e alle valutazioni dell'Agenzia del Territorio in termini di quotazioni di mercato dell'immobile per garantire un riequilibrio di quel sistema di tassazione. Faremo la nostra parte, cercheremo di restituire la fiducia anche a chi su questa vicenda in parte la sua fiducia l'ha perduta. Sul lavoro dei giovani ne abbiamo parlato poco, ci sono dei provvedimenti di carattere più sostanziale, strutturale, che noi dobbiamo mettere in campo, che stanno nel solco delle cose che abbiamo cercato di fare anche in questi anni. Forse lo ricorderete, ma nel 2006, in quei 20 mesi dell'ultima esperienza di un governo del centro-sinistra guidato da Romano Prodi, noi nella campagna elettorale prendemmo l'impegno ad una riduzione significativa del cuneo fiscale, del costo del lavoro, per mettere l'impresa e i lavoratori nella condizione di recuperare le prime, le imprese, una maggiore redditività e produttività dal lavoro, i lavoratori maggiori potere d'acquisto dei loro salari. Lo facemmo. Non molti ci dissero grazie, ma fu un impegno che mantenemmo. Dobbiamo tornare ad insistere su quella linea. Oggi il G20 di San Pietroburgo ha raccomandato il nostro paese a proseguire sulla strada del risanamento, ma del rilancio della crescita e della domanda dei consumi interni attraverso l'intervento sul cuneo fiscale, che a questo punto noi abbiamo l'impegno a realizzare nella quota che sarà possibile realizzare dentro la futura legge di stabilità. Però io approfitto della domanda sul lavoro dei giovani per dire che dovremmo anche intervenire con delle azioni che hanno dei costi meno onerosi, che hanno dei costi ridotti, a volte costo zero. Dobbiamo farlo anche in una condizione di crisi acuta come quella di cui abbiamo parlato questa sera. Noi siamo un paese che ha ancora un monte ore lavorato annuo che è il più alto della media europea, 1.700 euro lavorato mediamente all'anno contro le 1.400 della Germania, le 1.300 dell'Olanda. Paesi più avanzati di noi sul versante della produttività e che in un contesto di crisi e di recessione, per esempio, hanno creato condizioni alternative all'uso degli straordinari che notoriamente in una fase di recessione deprimono ulteriormente posti di lavoro e domanda. La Germania ha sperimentato l'esperienza della banca delle ore, l'Olanda il part-time. Togliere la defiscalizzazione degli straordinari vorrebbe dire in questo paese incentivare anche le imprese a non far lavorare di più quelli che già lavorano, ma a garantire una messa in circolazione di nuove energie, nuova forza lavoro. Ma anche al di là di questo, dietro il tema, il grande tema del lavoro, dell'occupazione per i giovani, noi dobbiamo porci la questione di come recuperiamo alla cittadinanza un paio di generazioni che abbiamo messo in margine. Ed è forse la principale colpa, la responsabilità morale, oltre che politica, più grave delle classi dirigenti dell'Europa. Il tasso di disoccupazione giovanile sotto i 24 anni è del 40%, il 39% nel nostro paese, ma nei due paesi della fascia sud dell'Europa mediterranea, Grecia e Spagna, da molti trimestri è stabilmente sopra il 50%. Noi stiamo bruciando il futuro e il destino di queste due, tre ultime generazioni. È una responsabilità che non ci possiamo assumere, ma se vogliamo essere sinceri tra di noi, dobbiamo sapere che queste energie, questa forza lavoro, dopo una crisi dal profilo così profondo e devastante come abbiamo ricordato stasera, queste risorse non le recupererai tutte dentro la vecchia dimensione produttiva. Noi siamo di fronte, ne abbiamo parlato solo lateralmente, peccato, torneremo sull'argomento,
alla sfida più importante, che è come usciamo da questa crisi, non soltanto rinforzando il sistema della protezione, degli ammortizzatori, della rete, per la quale se uno cade c'è qualcuno che lo soccorre, ma come utilizziamo l'occasione, sfruttiamo l'opportunità della crisi per ripensare anche in modo coraggioso, ambizioso, il nostro modello di sviluppo, di crescita, il nostro modello economico. Ed è una sfida che tutto sommato interroga noi, ma interroga anche il resto dell'Europa e in generale l'Occidente e gli Stati Uniti. A me ha colpito il fatto che quest'anno, per la prima volta, la più grande potenza dell'Occidente, l'America, gli Stati Uniti, ha deciso di conteggiare nel calcolo del PIL, del prodotto interno lordo dell'America, il criterio della creatività, che sembra una cosa un po' bizzarra, ma fino a un certo punto. Cioè quest'anno per la prima volta la creatività entra tra i criteri di valutazione del PIL, penserà nella valutazione, nella formazione del prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Ma non è così bizzarro come sembra. Perché poi vai a capire perché lo fanno, e ad esempio lo fanno perché un marchio come la Apple, il tablet, dove i nostri figli, anche se bambini, imparano a digitare prima ancora di imparare a parlare, questo signore qui, questo marchio qui, la ricchezza industriale classica, tradizionale, immobili, macchinari, impianti, rappresenta il 4% del valore della Apple. E per la Time Warner, che è una grande multinazionale che produce contenuti, contenuti significa tendenze culturali, valori, orientamenti, il valore di quel patrimonio classico è il 6-7%, ma anche per le grandi aziende farmaceutiche è poco di più. Cioè tutto il resto, che cos'è? Tutto il resto è creatività, è la capacità di innovare il prodotto, è la formazione qualificata del personale, è la promozione di quel marchio, è l'ossessione per una ricerca della qualità che risponda sempre a nuovi bisogni. Ma questa dimensione della creatività che entra con prepotenza nel calcolo del PIL è, abbiamo ricordato il reverendo King, questa è un'altra profezia che si realizza, perché nel 1968, qualche anno dopo la morte di Martin Luther King, un'altra personalità della storia americana che ne ha fatto la storia del Novecento, Robert Kennedy, fece un discorso storico, famosissimo, profetico, visionario, dove disse esattamente questo: noi dovremmo smetterla, disse Robert Kennedy nel marzo del 68, di calcolare il prodotto interno lordo soltanto sulla base dei criteri che stiamo usando, perché nel prodotto interno lordo, come lo calcoliamo noi, erano 45 anni fa, c'è anche la vendita delle armi da fuoco, e non conteggiamo la dimensione dei rapporti umani, solidali, della dimensione della fraternità, dei rapporti affettivi dentro la famiglia. Dobbiamo pensare a un nuovo modo di calcolare il PIL. 45 anni più tardi l'America assume quel criterio dentro il calcolo della sua ricchezza. Cioè tu devi pensare che la crisi ti mette nella condizione davvero di produrre una dimensione anche dell'economia che ha degli elementi di profonda rottura rispetto al passato. La rivoluzione digitale, della quale siamo non figli perché l'età non ce lo consente, ma in qualche maniera testimoni, quella rivoluzione non è soltanto Facebook e Twitter, dove noi trascorriamo forse troppi minuti e molte ore della giornata. Quella rivoluzione è qualcosa che restituisce un rapporto che si era interrotto, spezzato per molto tempo per la dimensione della mente e della mano, la possibilità di ricongiungere la creatività, il pensare, il creare qualcosa, pensate al percorso delle stampanti 3D, in una realtà dove la produzione cambia profondamente natura, profilo. E questa dimensione in un paese con la nostra storia, la nostra cultura, dove la manifattura, la capacità del fare, l'impresa diffusa ha prodotto un livello quasi artistico della sua espressione in tante parti del paese, anche qui, qui vicino, dà la misura e la dimensione della sfida che noi dobbiamo raccogliere. Insomma, il New Deal rooseveltiano l'hanno fatto costruendo strade, ponti, ferrovie. Noi dobbiamo dire qual è il nostro New Deal, che si chiamerà banda larga, una strategia industriale di rilancio di questo paese, che significherà la messa in sicurezza del territorio,
la questione che è stata posta partendo dal tema dell'alta velocità, io la leggo anche così. Certo, noi dobbiamo porre il grande tema di come le opere pubbliche, le grandi opere pubbliche in questo paese, sempre di più, il ministro Romano ha avanzato una proposta mutuata dall'esperienza francese del dibattito pubblico, sempre di più saranno l'espressione non di una logica dirigistica della politica, ma di una logica partecipata, coinvolgente, di un dibattito pubblico che coinvolga e responsabilizzi le comunità. Il territorio da questo punto di vista è un patrimonio per noi inestimabile. Abbiamo avuto la fortuna di nascere nel paese più bello del mondo, è una bella fortuna, no? Eppure ancora oggi il 40% del territorio italiano è a rischio sismico e il 15% è a grave rischio idrogeologico. Ogni autunno che piove c'è una maestra dell'asilo che guarda il corpo soffitto in alcune parti del paese per sapere se reggerà. 25 milioni di italiani vivono in questa condizione. E allora non è questa una prospettiva in cui tu ti poni l'obiettivo di trasformare il paese, la più grande opera pubblica che il centro-sinistra deve mettere a regime nei prossimi 10 anni, mettere in sicurezza il territorio italiano, altro che il ponte tra Reggio e Messina, è il ponte tra l'abbandono e la civiltà. E allora le grandi opere di cui c'è bisogno, e sull'alta velocità lo so benissimo, non sono un esperto, qual è il livello di dibattito, di confronto, che ha avuto momenti di tensione, che però ha coinvolto e continua a coinvolgere gli amministratori locali di quella valle, le popolazioni di quella valle. Certo che devi recuperare il senso di un confronto con quelle popolazioni nella difesa del rispetto delle decisioni che hai assunto e del percorso di un'opera che hai avviato sulla base di accordi e protocolli internazionali, ma lo devi fare dentro una dimensione, certo, dove recuperi lì e altrove il valore della democrazia e della partecipazione. Però lasciatemelo dire, non l'avrei citato io questo, ma se non lo dicessi qui questa sera apparirebbe una furbizia, una scaltrezza, una furbizia di scattino molto poco furba. Ma se vale tutto questo, ma se vale tutto questo, non puoi accettare, anche se chi lo fa è uno dei più grandi intellettuali italiani o uno dei più grandi scrittori italiani, non puoi accettare che si dica che allora è legittimo presentarsi lì e sabotare i cantieri e usare la violenza contro i poliziotti e i lavoratori di quei cantieri e i cittadini che quell'opera magari a sostenere. Non lo puoi fare, non hai il diritto di farlo, non hai la responsabilità di farlo, se lo fai te ne assumi la responsabilità e devi sapere che non saremo contro quell'impostazione, quella logica, quella cultura, quel linguaggio che in questo paese ha fatto già troppi danni. Ecco, dobbiamo dire dove siamo noi e cosa siamo noi. E questo è legato al tema dei diritti, al capitolo dei diritti. È vero, io ho parlato delle primavere arabe o delle presunte primavere arabe che si sono risolte in qualche mese, in qualche anno, in un triste autunno in alcuni casi, e non ho citato quella cosa che è giustissima. Giovani, giovanissimi, ma sono tante le giovani e le giovanissime donne protagoniste di quella battaglia che hanno pagato prezzi e le continuano a pagare, donne vittime in quei paesi, in tanti regimi oppressivi, ossessivi, di una cultura maschilista e di una logica che ha fatto sul corpo delle donne, che ha fondato sul corpo delle donne. Lo so, io sono un uomo e quindi uso questi termini con tutto il pudore e la difficoltà che nasce dal parlare di qualcosa che non è legato alla tua identità, al tuo genere e al vissuto della tua esperienza. Però lo puoi dire, lo dobbiamo dire tutti noi, sul corpo delle donne si è consumato e si consuma una guerra atroce che ha come posta in palio il dominio e il controllo del corpo delle donne, ed è una violenza che rappresenta oggi una delle frontiere più drammatiche ma più decisive sulle quali noi ricostruiamo la nostra identità. Allora i diritti, sì, i diritti umani universali e indivisibili, diritti politici, diritti sociali, diritti civili. Io non penso che la dimensione dei diritti civili sia una variabile, una virgola, una punteggiatura nel discorso che noi facciamo sul futuro di questo paese dell'Europa. Penso che sui diritti noi dobbiamo fondare e costruire una leva dello sviluppo anche economico di un paese.
è molto, come dire, molto apprezzato, pare anche dal presidente Obama, questo giovane economista italiano che ha scritto un libro, La nuova geografia del lavoro, che si fonda esattamente sulla ripresa di quell'impianto che dice la Florida, le tre T, il talento, la creatività, la possibilità di pensare che i luoghi fisici, le città, le regioni, i territori che attraggono di più i talenti creativi, siano anche i luoghi dove si afferma una visione più avanzata della democrazia, dei diritti individuali, della convivenza, della tolleranza religiosa, del rispetto delle differenze, a partire da quelle di genere, dell'orientamento sessuale. È una grande frontiera di libertà, non è un problema in più che abbiamo. E noi dobbiamo pensare ad un partito democratico che metta insieme queste due dimensioni, la partecipazione e la decisione condivisa, con il rispetto anche della volontà delle persone, dei nostri iscritti. Io penso ad un partito che chiama i nostri iscritti, che chiama i suoi aderenti a pronunciarsi su grandi temi di interesse collettivo, non soltanto nei gazebo delle primarie, perché sono convinto che la nostra gente, che il nostro popolo, se è matura per pronunciarsi sul pareggio di bilancio in Costituzione o sulla scelta del candidato premier, è anche sufficientemente matura per dire cosa pensa di una legge saggia e giusta sulla fine vita in questo paese. Allora potremo sentire la loro opinione, capire anche cosa pensano e dove pensano che noi possiamo andare con questa nostra cultura politica. Infine, sulla questione dell'immigrazione, io penso che noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra società è cambiata già oggi molto più di quello che pensavamo qualche anno fa. In questo momento in Italia ci sono, credo, più o meno 5 milioni di immigrati irregolari che pagano le tasse, che contribuiscono alla vita economica e sociale del nostro paese. I loro figli vanno nelle classi con i nostri figli, il pomeriggio vengono a casa, mangiano il pane con la Nutella, giocano insieme, guardano gli stessi figli, cresceranno assieme. Contribuiscono questi 5 milioni di immigrati per il 10% alla formazione del nostro PIL, del prodotto interno lordo, della ricchezza italiana. E sono 5 milioni di persone completamente prive di diritti politici. Ma non è una grande questione che attiene alla frontiera della democrazia per come l'abbiamo intesa noi e per come vogliamo restituirla nel futuro di questo paese. E l'ultima battuta è sul 9, il lavoro della Giunta. Io non sono un senatore, nemmeno Anna lo è, ma non accadrà nulla il 9, come sapete, non sarà quello il giorno in cui si voterà, ci saranno i tempi tecnici, il rispetto dovuto alle prerogative della difesa, si ascolteranno le relazioni del relatore e poi la Giunta prenderà le sue decisioni in un tempo ragionevole che sarà di alcune settimane. Ma io penso, e anche questo lo voglio dire perché anche se dove è tardi, io ho estenuato, sarei reticente a non dirvelo, io penso che noi abbiamo tenuto la schiena dritta e terremo la posizione giusta e penso che noi voteremo, sono convinto che voteremo sì a quella ricadenza, ma non perché pensiamo di poterci liberare per via giudiziaria di un avversario politico, non è così. Il punto è un altro, il punto è che una parte della destra in queste settimane ha respinto quella condanna, l'ha respinta a prescindere dal merito e dal percorso giudiziario che l'ha caratterizzata, accompagnata e preceduta, perché ritengono che quella condanna sia la prova di quella persecuzione giudiziaria che denunciano da anni e chiedono una soluzione politica, l'hanno denominata agibilità, motivata con il consenso elettorale raccolto dal leader del centrodestra. Però perché sono sereno su questa questione? Perché dal mio punto di vista è proprio questo ad essere inaccettabile. L'idea che se tu prendi milioni di voti nelle urne sei esentato dal rispetto della legge. Quando casomai è vero l'opposto, se prendi milioni di voti nelle urne sei ancora più che un cittadino qualunque sottoposto al rispetto della legge. Cioè il consenso delle urne sarebbe, secondo quella parte della destra, la fonte di una legittimazione sovraordinata ad ogni altro potere, ma la democrazia non funziona così. Quando un potere non rispetta l'equilibrio con gli altri poteri costituzionalmente previsti,
entra in una dinamica, in una deriva che tecnicamente il Novecento ha definito assolutistica e non ha nulla a che vedere con la democrazia e con il nostro futuro. Ecco perché in questa vicenda, al di là degli aspetti tecnico, giuridici, è in gioco la concezione della nostra democrazia. Quando Alfano, il leader del PDL, dice che la decadenza di Berlusconi è incostituzionale, dice una cosa enorme, perché riflette una visione radicalmente antiliberale della democrazia. E chi ragiona così pensa che le istituzioni debbono essere sottordinate rispetto a una volontà popolare che è tale da definire e qualificare i campi di pertinenza dei singoli poteri. Ma ripeto, non è così. Noi non vogliamo liberarci di un avversario politico attraverso il voto di quella giunta o dell'Aula. Noi vogliamo difendere un principio di legalità sancito nella Costituzione, ed è per questo che su questa vicenda noi non riusciremo e non faremo nessun arretramento. E la destra questo lo deve capire che noi non possiamo e non dobbiamo arretrare di un millimetro, perché ne va della nostra concezione della democrazia e della democrazia di questo paese. Io vi ringrazio ancora una volta di essere venuti questa sera, di essere stati qui, qualcuno si è alzato ma è anche un'ora tarda, però vi ringrazio perché è l'unico modo che ho, è l'unico modo che so, non so quanto efficace, per stare dentro a questa strana avventura. Forse vi sarei anche risparmiato per ragioni legate al carattere, a qualche violenza che ho dovuto fare a me stesso, però è l'unico modo che ho e che so di venire in mezzo a voi, di stare in mezzo a voi, di ascoltarvi e di dirvi a cuore aperto quello che penso. Sento in questi giorni, in queste settimane, molte persone che mi sentono, che mi stanno vicine, che mi aiutano ad affrontare una prova che per me è difficile. Poi sento anche le riserve, i limiti, le critiche. Alcuni dicono che non buco il video. Sono problemi, non è che... Però io ve lo voglio dire lasciandovi e augurandovi buonanotte. Può darsi che sia così, ma io continuo a pensare che noi da troppi anni non buchiamo le coscienze. E se alla fine c'è qualcuno che vede un video, ma che recupera un po' le voglie e la passione insieme a tanti, imbucare le coscienze è anche il modo per dire che non ti basta il video, non può bastare, e non puoi pensare di compensare la difficoltà a imbucare le coscienze investendo tutto sull'immagine che il video rimanda di te o sull'alzare il mixer dell'audio, perché a volte puoi anche alzare molto il mixer dell'audio, e la destra italiana l'ha alzato in modo spropositato in questi 20 anni. Però alla fine resta affezionata all'idea che quando alzi quel mixer e hai davanti quel microfono o la telecamera, che a me mette un terrore terribile, però alla fine devi avere anche qualcosa da dire. E noi abbiamo tante cose belle da dire. Grazie, auguri!